per lei. Eccola qua. Gentilmente vi chiedo di accomodarvi, per favore. Coprite le postazioni. Stiamo per iniziare. Bravissimi. Siamo in attesa del sindaco Flavio Tosi, dell'assessore Leso e del presidente di Prospettiva Famiglia Paolo Stefano. Poi iniziamo. Scuola 6 allora. Dimmi, quinta. Ok, tutto a posto? Benissimo. Allora, dopo l'intervento di Agnese Moro, vi mettete in questa corsia qua e... Okay. Sì, grazie. Sì. A me serve il presidente. No, mi serve il presidente di Prospettiva Famiglia, è solo lui. L'hai visto? Eh sì.
Ragazzi, vi chiedo un attimo di silenzio. Alcuni studenti della rete hanno preparato questo PowerPoint con alcuni punti salienti sugli anni di piombo per inquadrare il momento storico che andremo a analizzare grazie alla preziosa testimonianza della dottoressa Agnese Moro, alla quale direi di fare un applauso. Iniziamo. Siamo pronti? Ricordo, prima di iniziare, alcune regole. Durante il convegno non è possibile muoversi se non per gravi motivi e accompagnati dall'incaricato che avete in sala. Non è possibile, non è consentito mangiare, bere. Io dico non sporcare, perché ovviamente non bisogna neanche esagerare, ma soprattutto i telefoni che siano silenziati, ok? Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Mi fa molto piacere vedere tutti questi ragazzi in un incontro che rientra per Prospettiva Famiglia nell'ambito dell'educazione alla legalità. Quest'anno Prospettiva Famiglia ha dedicato una particolare attenzione a un periodo in cui voi non eravate ancora nati ed è il periodo che viene definito gli anni di piombo. È stato un periodo in cui la nostra democrazia ha veramente rischiato grosso, ha rischiato di essere travolta da fenomeni avversivi che si sono sviluppati particolarmente negli anni 80, negli anni, anche già negli anni 70, negli anni 80 e che hanno come dire, toccato i vertici più alti dello Stato. Noi già nello scorso autunno abbiamo fatto un incontro in cui è venuto un senatore della Repubblica, il senatore Gotor, in cui abbiamo parlato degli anni di piombo con particolare riferimento al caso di Aldo Moro. Il caso di Aldo Moro noi oggi lo riprendiamo con una figura di grandissimo prestigio, una figura che ho avuto il piacere di conoscere, che è la figlia, e che impegna il suo tempo proprio nel divulgare quello che è stato, perché forse mai come nel caso di Aldo Moro il destino di un uomo si è incrociato col destino di un paese. Sarò brevissimo perché non voglio portare via tempo agli altri relatori e a voi, però solo per dire due cose. Uno, il concetto di memoria. Vorrei che tutti voi faceste lo sforzo di concentrarvi, di rifare mente locale su quello che avete affrontato, l'argomento che avrete affrontato, cioè cos'è successo tra quel 16 marzo e il 9 maggio del 1978. 55 giorni in cui una persona che è stato per 5 volte Presidente del Consiglio, una persona che era Presidente della Democrazia Cristiana, il partito che ha governato l'Italia per 40 anni, vero? Non è che stiamo parlando di qualcosa che è passato inosservato, ed è stato un momento drammatico, un momento forse più buio della storia dell'Italia repubblicana. L'altro aspetto è la verità. L'incontro di oggi, se avete notato il titolo, dice mai dolersi di dire la verità, perché la verità è illuminante. Allora noi quello che vogliamo fare come Prospettiva Famiglia è dire a voi quanto sia importante un comportamento positivo. Un comportamento positivo è un comportamento leale e la lealtà non si disgiunge dalla verità. Per cui se voi portate avanti il messaggio di verità non fate altro che fare esattamente il messaggio civico che vi viene richiesto, cioè quello di essere leali e quindi essere dei cittadini corretti. Domani ci sarete voi a guidare e a portare avanti l'Italia. Magari tra voi ci saranno dei liberi professionisti, ci saranno degli uomini politici, ci saranno persone che avranno in mano una responsabilità. In quel momento in cui voi avrete in mano il pallino, ecco, se sarete leali, se sarete sinceri, avrete fatto il vostro dovere e noi avremo raggiunto il nostro obiettivo. Questo era quello che volevo dire. Non voglio portarvi altro tempo e passerei la parola, prima di darla diciamo ai colleghi, all'assessore. Non c'è? No. Faremo dopo. L'ho vista arrivare. Non è arrivata? Sì. Eccola, l'assessore, Anna, vieni. Ai servizi sociali e alla famiglia. Vieni, vieni. Anna Leso, grazie di essere qui. Vi chiedo di darle un bel applauso. Grazie.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Scusate il fiatone, ma vengo da un altro importante appuntamento dove al Centro Marani, dove si parla di dipendenza dalla rete, un problema emergente. Parto da questo proprio per portarvi il saluto dell'amministrazione comunale, del nostro sindaco, che sta facendo di tutto per riuscire ad arrivare qua, ma che io anticipo. Siamo onorati di ospitare Agnese Moro. È molto importante questa presenza, è importante per noi tutti, per la città, per noi che cerchiamo di amministrare al meglio questa città a cui vogliamo tanto bene, a cui vorremmo dare tutto il possibile di quello che è positività, di quello che è chiarezza nei messaggi. E devo dire che Prospettiva Famiglia lo sta facendo da anni in maniera puntuale, precisa, professionale e soprattutto con la passione. Perché tutto quello che noi possiamo dare lo diamo meglio quando lo si dà con una qualità maggiore, proprio col trasporto, la passione e la disponibilità che mettiamo in prima persona in questo nostro impegno sociale e amministrativo. Stiamo investendo sui giovani, saranno loro che porteranno avanti la missione di cercare di migliorare il mondo, e lo facciamo nella maniera più puntuale, attraverso quelle azioni positive che la rete di tutti quei servizi educativi che ha messo insieme Prospettiva Famiglia ci onora di essergli a fianco e di collaborare. Per noi è importante avere queste realtà che supportano e che credono nello stesso obiettivo finale, e quindi credo che quello che lei ci dirà ai nostri giovani sarà importante, perché loro ne facciano tesoro, lo mantengano dentro caldo, questo pensiero che deve essere assolutamente positivo per far capire che si può cambiare in meglio la vita. Basta mantenere le regole, seguire le regole ed ascoltare quello che di sbagliato è stato fatto, ma che ci serve proprio per migliorare. Quindi io la ringrazio davvero, credo che la sua presenza qui oggi sia una testimonianza di quanto abbiamo voglia che qualcosa cambi veramente di positivo. Stasera sarò anche al Pasoli e mi fa piacere dirlo, perché ho voglia proprio di ascoltarla. Purtroppo a breve ci sarà una giunta comunale, io dovrò assentarmi, ma vedrà, riuscirò a seguirla. La ringrazio davvero tanto, come ringrazio ancora Prospettiva Famiglia per averci dato questa opportunità importante. Ringrazio voi ragazzi, che vi sento molto predisposti ad accogliere tutto quello che stamattina verrà detto proprio per voi. Grazie. Carissima dottoressa Moro, in qualità di coordinatrice dei progetti formativi della rete Prospettiva Famiglia, a nome del direttivo e delle scuole appartenenti ad essa, le porgo un sincero e sentito ringraziamento per l'amicizia e la stima dimostrate sin dal primo contatto e per aver creduto nella valenza educativa del macro progetto di formazione. Grazie anche perché già nel mese di settembre, nella rubrica da lei curata sulla stampa di Torino, Costruire cose buone, ha desiderato evidenziare il peculiare impegno della rete e la sinergia instaurata tra le varie componenti educative coinvolte. Come lei sa, il progetto di rete di educazione alla legalità e cittadinanza consapevole propone da anni alle scuole aderenti l'approfondimento di tematiche di spessore, indirizzate a conoscere ed apprezzare personalità che hanno attraversato, costruito e illuminato la storia del nostro Paese. Credendo fortemente nel valore educativo della memoria, promuoviamo da tempo, soprattutto ai nostri giovani, il ricordo di tanti servitori dello Stato, anche attraverso l'intima dolcezza e il dolore della rievocazione familiare. Figure che hanno sacrificato la propria vita con profondo senso del dovere, in difesa delle istituzioni. Ricordiamo con affezione l'incontro con Maria Falcone lo scorso anno, con Tina Montinaro lo scorso gennaio,
o con Manfredi Borsellino, conosciuto a Palermo durante il viaggio della Legalità 2013. Il valore di queste personalità, usualmente studiate nella loro dimensione pubblica, acquista una nuova e più luminosa immagine, con la conoscenza della loro dimensione privata, della cornice degli affetti familiari, dell'intimo quotidiano vissuto, facendo emergere nel contempo l'impegno civile, politico, il senso del dovere, costruiti con una profonda coltivazione di una disciplina interiore. Per i giovani della mia generazione, l'autorevole figura di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, 5 volte presidente del Consiglio dei Ministri, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978 dopo 55 atroci giorni di sequestro, ha rappresentato un riferimento importante, una prima brusca consapevolezza del divenire improvvisamente adulti, dell'appartenere a un contesto sociale che richiamava urgentemente impegno e senso di corresponsabilità. Riemerge nella memoria l'immagine nitida di una personalità singolare che oggi forse potrebbe sembrare anacronistica, con la sua oratoria complessa, con la sua profonda onestà intellettuale, un uomo impegnato e coerente alla ricerca della verità perché sempre illuminante, che non si accontentava di condizionamenti, di processi storici consolidati, ma che voleva forzare i tempi verso quel cambiamento che gli appariva necessario per il bene del Paese. Un politico a cui piaceva molto ascoltare e capire, preziose qualità che poco appartengono al contesto storico vissuto dai nostri ragazzi oggi. In questo percorso di approfondimento gli studenti della rete, supportati dai loro docenti, che qui ringrazio pubblicamente, dopo aver raccolto le riflessioni dello storico Miguel Gotor lo scorso ottobre, che con una lucida analisi delle lettere della prigionia e del memoriale dello statista ha esposto una delle vicende più drammatiche della storia della Prima Repubblica, la sua scelta radicale per il bene concreto, sempre sostenuto nonostante l'evidente prepotenza del mare, e sono ora questi ragazzi pronti a ricevere da lei sostegno e speranza. Consapevoli che la democrazia, così come delineata dalla nostra Costituzione, non sia solo un sistema politico, ma soprattutto un progetto di vita individuale, sociale, che esprime speranza di giustizia e di pace, la ringraziamo per il contributo prezioso che potrà dare, proprio perché la verità è sempre illuminante e ci aiuta a essere coraggiosi, per l'importanza di testimoniare una voglia di cambiamento, un senso di fiducia per lo Stato, un desiderio di legalità, in un momento sociale molto delicato e precario, per riscoprire il senso profondo del rispetto delle regole che stanno alla base della convivenza civile. Grazie. Prima di dare una presentazione ufficiale alla dottoressa Moro e di darle la parola, invito sul podio la professoressa Bianchi dell'IC 16 di Marzana, Scuole Medie Caperle, con la sua alunna di terza B, Adele Necchini, a rivolgerle il benvenuto con la riflessione maturata in classe in preparazione al percorso formativo. Questo è importante anche a dimostrazione della grande forza educativa e del potere di coinvolgimento che noi docenti possiamo avere. Alla fondamentale funzione, che non è solo didattica, di far veicolare qualsiasi messaggio valoriale, pur non attenendoci strettamente alle tematiche dei programmi ministeriali o le cadenze previste, ma rimanendo perfettamente in linea con le indicazioni ministeriali. Cittadinanza attiva, democratica, europea, impegno civile e sociale, uguaglianza, diritti umani, lavoro, ma soprattutto legalità e garanzia a tutela della dignità dell'uomo e del cittadino. Queste sono solo alcune delle tematiche presentate nel documento della Buona Scuola. E questi sono gli obiettivi che Prospettiva Famiglia da molti anni, nell'ambito del progetto di educazione alla legalità e cittadinanza consapevole, persegue da quasi 8 anni.
esplicitate concretamente attraverso l'istituzione di 3 borse di studio Nicola Tommasoli, stringendo relazioni con la Fondazione Giovanni Falcone, con il gruppo Abele e con Libera di Don Luigi Ciotti. Tutto ciò, e passo la parola, affinché i nostri ragazzi non si sentano sopraffatti dal dubbio indicato da Corrado Alvaro, che vivere onestamente sia inutile. Grazie. Ringraziamo infinitamente la dottoressa Agnese Moro per la sua presenza qui con noi, per la sua disponibilità ad un confronto su tematiche che legano la storia pubblica alla sua personale storia privata. La domanda che vorremmo porle è: chi era l'uomo Aldo Moro? Della vita di Aldo Moro, suo padre, si conosce tanto. Del suo sequestro e uccisione è stato scritto molto, anche se permangono ancora molti nodi da sciogliere. A noi studenti della terza B della scuola Caperle interessava capire chi fosse l'uomo e non solo il politico, lo statista e il padre della patria. Per comprenderne l'essenza abbiamo guardato le foto in bianco e nero, letto notizie relative alla sua vita, analizzato stralci delle 86 lettere scritte dalla prigionia e interviste svolte ai familiari nel corso degli anni. E alla fine forse ci siamo lasciati trasportare dall'immaginazione. Ci immaginiamo un uomo tutto d'un pezzo, determinato, che fin dall'inizio avesse in mente di mettere la sua vita a servizio della giustizia. Ce lo suggeriscono quantomeno la sua passione per gli studi giuridici e gli anni da ministro. Pensiamo sia stato un cattolico tenace e praticante, la cui fede privata dovesse essere messa a disposizione della pubblica utilità. Credeva sicuramente nella scuola pubblica, amava il suo lavoro di insegnante e i suoi alunni. Era un bravo studente, un maledetto secchione, come lei stessa più volte ha ricordato. Introdusse lo studio dell'educazione civica con l'obiettivo della formazione dell'individuo quale cittadino, per una corretta e consapevole partecipazione alla dimensione civile e sociale. Fa commuovere pensare che dalla prigionia abbia avuto comunque a cuore i suoi allievi, tanto da scrivere un biglietto al suo assistente pregandolo di scusarsi con gli alunni perché quell'anno non avrebbe potuto portare a termine il corso. I buoni educatori instaurano solide relazioni con gli alunni e dimostrano di prendersi cura di loro. Essi sono cordiali, accessibili, entusiasti e premurosi. Pensiamo fosse un padre rigoroso, ma giusto e pronto al perdono, portato sia all'attacco concreto sia al gesto d'affetto. Nelle lettere della prigionia molte sono le parole tenere per i familiari. Scrive: «C'è in questo momento un'infinita tenerezza per voi, uniti nel mio ricordo». Lei l'ha spesso definito tenero e buffo e questo ci ha fatto riflettere. Anche un uomo così rigoroso può essere dolce e capace di atteggiamenti divertenti? Era sicuramente dotato di intelligenza sociale. Il suo continuo desiderio di cercare un accordo per un bene più grande, la comprensione del diverso e l'accettazione dell'altro facevano parte della sua essenza. Ma soprattutto, quello che ci ha colpito era la sua dignità e onestà, il suo mettere sempre al primo posto gli italiani. Governare significa fare tante singole cose importanti ed attese, ma nel profondo vuol dire promuovere una nuova condizione umana. Era uno che andava in spiaggia con giacca e cravatta perché gli italiani dovevano essere rappresentati con dignità. Forse è un caso, ma nel giorno del suo ritrovamento indossava lo stesso abito scuro del giorno del rapimento, con la camicia bianca a righine e la cravatta ben annodata. Nei risvolti dei pantaloni è stata trovata inoltre una notevole quantità di sabbia. Quanta amarezza deve aver provato in quei 55 giorni. Si era sicuramente sentito abbandonato e tradito dagli amici più cari, con la voglia infinita di capirne il perché. Noi stessi vorremmo comprenderne il motivo. In una delle sue lettere ha scritto: «Vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce sarebbe bellissimo». Davvero, se ci fosse luce, sarebbe bellissimo.
Bene. È il momento di presentare la nostra ospite che viene da Acerra, vive a Roma. È una donna che è iscritta all'Assemblea delle donne per lo sviluppo e la lotta per all'esclusione sociale. Ha scritto un libro, si chiama Un uomo così, uscito nel 2003, dove parla di suo padre. È una donna che spende il suo tempo in giro per l'Italia proprio per dare esattamente il quadro della figura di suo padre. Quindi, come dire, se si può eliminare informazioni che magari la stampa ha in qualche modo distorto, insomma, in qualche modo darci la visione dell'uomo. Sono d'accordo con quello che diceva la Luna delle Caperle, parliamo dello statista, parliamo di un uomo che insomma, ha fatto la storia del nostro paese, ma parliamo anche dell'uomo. So che è difficile da comprendere, però politica vuol dire arte del bene comune. Ebbene, suo padre aveva questa grande tendenza a vedere il bene, aveva questa grande indole a cercare di vedere il bene nelle cose. Se questo poi gli è costato caro non lo so. Sicuramente è una cosa che andrebbe ripetuta e che andrebbe portata avanti. Quindi io ringrazio molto la nostra ospite perché ci dà la possibilità di vedere questa storia sia per quello che è stato nell'ambito storiografico e politico della storia d'Italia, ma anche per vedere come è stata vissuta da una persona che era all'interno della sua famiglia. Nelle lettere che Aldo Moro scrive, la sua prigionia, ne scrive una al nipotino Luca, una alla moglie e ne scrive una proprio ad Agnese. E in queste lettere viene fuori veramente l'uomo, viene fuori l'affetto che ovviamente provava per i suoi familiari e se vogliamo anche l'affetto che provava per il suo paese. Quindi grazie, la parola alla dottoressa Agnese Moro. Allora io vi ringrazio per questo invito, ringrazio il povero Anton che mi dovrà fare da spalla e che stresserò sicuramente. Non so se mi puoi mettere la prima slide. Ecco, perfetto, ci fermiamo qui. E allora, perché sono qui? Perché mi avete invitato gentilmente, ma io sono qui perché vorrei da voi qualche cosa. E che cosa? Diciamo che da quando è morto mio padre io cerco una cosa difficile da ottenere, molto difficile. Io vorrei giustizia. Ora in tanti pensano che la giustizia sia fatta semplicemente del trovare i colpevoli, condannarli, dargli il più anni di galera possibile e allora qualche cosa cambierà nella vita di qualcuno che ha perso qualcuno a cui voleva bene. Purtroppo la cosa non è così semplice. Nel mio caso le persone che sono materialmente responsabili del suo rapimento, dell'uccisione degli uomini della sua scorta e del suo omicidio sono stati presi, sono stati processati, condannati, hanno fatto tantissimi anni di prigione, alcuni stanno ancora in prigione da allora, sono passati 37 anni, e, però purtroppo questo a me non mi cura. Io rimango col mio dolore, col mio dispiacere, con la mia rabbia, con tutti quei sentimenti che voi potete facilmente immaginare che ci siano. Immagino che alcuni di voi purtroppo avranno vissuto qualche cosa di analogo. Quando si perde una persona per colpa di qualcun altro, anche in un incidente, in una diagnosi sbagliata, ovviamente si mette in moto tutto un qualche cosa che è molto difficile da curare. E io vi chiedo di aiutarmi a curarlo questo qualcosa, perché un pezzo importante dell'avere giustizia, che è fatta di tantissime cose,
è fatta anche dalla memoria, cioè da un procedimento che è molto complicato, anche per chi dovrebbe farla questa memoria, che è fatto di conoscere, comprendere delle vicende, giudicarle e agire di conseguenza. Ecco, io vi chiedo di attivare un pezzetto di memoria per mio padre e per le persone che erano con lui questa mattina, quella mattina. E, noi sappiamo tante cose della sua vicenda, chi è stato, come questo è successo, alcune di queste parti di questo come sono sicure, altre un pochino meno, ma grosso modo sappiamo che cosa è avvenuto. La mia personale attenzione si dedica al perché. Perché è successo tutto questo? Perché mio padre? Perché? E perché purtroppo è un qualche cosa che ti tormenta abbastanza, perché tu ti devi dare una spiegazione, devi cercarla. E io ci ho provato, e ci ho provato attraverso la conoscenza di lui. Voi qui forse non so se riuscite a vederla bene, queste, così così. Comunque lui è in Lapponia, ok? Lui è quel signore in piedi, è in Lapponia e sta cercando di parlare con una renna. Ora, in questo tentativo di parlare con una renna c'è molto di mio padre, il quale si ostinava nell'idea che si potesse parlare con tutti, e qui lo porta all'estremo anche con chi non ti può rispondere, perché ovviamente la renna poteva anche essere molto interessata a quello che lui aveva da dirle o da chiederle, ma non aveva la possibilità di rispondere. E, è un tipo molto particolare mio padre. Antro, mi puoi dare la seconda? Questa è una foto che io ho messo, perché in questa foto c'è mio padre in primo piano e ci stanno due degli uomini della sua scorta che saranno uccisi il 16 marzo in via Fani. Ma voi non capirete mai chi sono. Sono Oreste Leonardi e Domenico Ricci, sono quei due signori sorridenti. Anton, mi puoi dare la prossima? E metto questa foto perché io queste persone le ho conosciute, le ho amate, erano con mio padre da quando io avevo circa 10 anni, e insieme con loro in via Fani morì Giulio Rivera, Raffaele Iozzino e Francesco Zizzi. Io ammiro molto la loro professionalità, perché loro facevano da scorta a mio padre, ma nel modo in cui mio padre accettava che loro gli facessero da scorta, senza dividerlo dalle persone, senza toglierlo dal suo stare in mezzo alla gente. Voi vedrete, ne passeranno diverse di queste foto, mio padre è lì, loro sono lì, non lo mollano di un millimetro, ma voi non ve ne accorgete, perché loro non si interpongono tra mio padre e il suo modo di fare politica. Sono persone a cui va la nostra stima, la mia almeno, la mia riconoscenza. Erano persone che potevano cambiare mestiere. Certe volte uno pensa che le scorte siano lì mandate, non possono fare altrimenti, loro avrebbero potuto cambiare, ma non lo volevano lasciare da solo. E nel ricordo loro, perché comunque il ricordo è anche una catena, io penso sempre anche a Peppino Impastato, questo giornalista che combatteva contro la mafia, essendo nato in una famiglia di mafiosi, che è stato ucciso esattamente lo stesso giorno di mio padre. E per me sono sempre insieme. Andiamo a quella dopo. Ecco, mio padre, mi avete chiesto chi è. Tra l'altro mi farebbe molto piacere poi avere questo materiale che è stato letto di questo vostro lavoro. Allora, quelle sono mia nonna e mio nonno, i suoi genitori, sono entrambi dei maestri, che mio padre era nato in una famiglia
meridionale. Suo padre era pugliese, sua madre era calabrese. Erano appunto entrambi maestri, una famiglia in cui la cultura contava molto, soldi pochi, perché in questa famiglia, che era fatta da appunto padre, madre e 5 figli, di cui mio padre era il secondo, poi vedremo il primo, e 2 zie, lavorava solo il padre, perché mia nonna, che era una donna di grandissimo valore, oltre ad essere una maestra, era una pedagogista, una giornalista, una femminista, e fu costretta a smettere di lavorare quando si sposò, perché non stava bene, quelli erano i tempi. E suo padre, diciamo, questo signore abbastanza ridicolo con questi baffi, doveva essere una peste bubbonica incredibile, perché era un uomo tutto dovere, 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 cosa che ha trasmesso in varie accentuazioni a tutti i suoi figli, e tanto che mio padre poi è diventato un grande secchione, come vi farò vedere dopo. Possiamo andare avanti. Questa è una foto di mio zio Alberto, il più grande, e quello con la gonnellina è mio padre. Andiamo avanti. Questo è sempre lui con un improbabile agnellino, diciamo così, o un cane, non si capisce bene. Sempre così in questa posa molto strana. Andiamo avanti. Questo è lui a 13 anni. Avanti. 18. Ecco, qui ci possiamo fermare un momento. Mio padre era, aveva partecipato alle attività dell'Azione Cattolica fino da piccolo. Questo è un gruppo a cui lui partecipava a Taranto, dell'Azione Cattolica, e questo suo stare nell'Azione Cattolica ha influito molto sulla sua formazione, sulle sue aspirazioni, sul suo modo anche di vedere la vita e di pensare alla propria vita. Possiamo andare avanti. Vi dicevo, un secchione. Questa è la pagella della sua maturità. Vi dirà qualcosa. A quell'epoca la maturità si portavano il programma di tutte le materie degli ultimi 3 anni. Allora vi leggo, è un scioccante. Allora, italiano 8, latino 8, greco 8, storia 9, filosofia 9, matematica e fisica 10, scienze naturali e chimica 8, storia dell'arte 8, e per fortuna almeno educazione fisica esonerato. Questo era mio padre, un secchione, appunto in questa famiglia di molto amore per la cultura, amore del dovere e pochi soldi, tutti questi 5 figli si sono laureati, e andando avanti con borse di studio perché erano bravi. Comunque a me fa sempre un po' senso vedere questa pagella, io non ho preso da lui assolutamente. Andiamo avanti. Ecco, questo è lui in un gruppo della FUCI, cioè questa organizzazione degli universitari di Azione Cattolica, che è una realtà molto significativa, molto importante nella formazione culturale e civile sia di mio padre che di mia madre, ma anche di gran parte della classe dirigente di questo paese. Dalla FUCI di quegli anni è uscita tante persone molto significative per la nostra storia. Andiamo avanti. Ecco, questo è mio padre militare. Qui vi faccio notare, allora lui è il secondo da destra, come c'ha un improbabile fucile, però dovete sapere che mio padre era negato per qualsiasi cosa pratica, proprio qualsiasi, cioè avvitare una lampadina insormontabile. Verso la fine della sua vita era molto orgoglioso di essere riuscito a imparare a fare il caffè, ma non pensate a quello della macchinetta, cioè al Nescafè, cioè mettere il pentolino con l'acqua dentro sul fuoco, scaldare l'acqua e metterla nella polvere. Era negato. E
cui i suoi amici e colleghi, diciamo, di servizio militare, eccetera, lo aiutavano, perché quelle in realtà non erano calze, erano delle fasce, lui non era capace e veniva sempre punito perché queste fasce cadevano, e allora loro lo aiutavano. Credo che per lui sia stato un periodo abbastanza duro. Andiamo avanti. Anton, qui vediamo quella che è la passione della vita di mio padre, la cosa che lui ha amato per tutta la vita, cioè insegnare. Questa è una sua classe di quinto ginnasio. Se vai alla prossima, che sembrano tutti bravi e buoni, vero? Anton, può andare alla prossima? Ecco, invece sono un po' delle scimmie, cioè dei ragazzini normali, troppo simpatici secondo me. E lui ha amato insegnare, lui è diventato professore universitario a 23 anni, ha insegnato prima filosofia del diritto, poi diritto penale, ha seguitato a insegnare tutta la vita. Il suo rapporto con i giovani era certamente un rapporto per lui molto importante. Andiamo avanti. Questa è una gita di istruzione che lui faceva tutti gli anni con i suoi allievi, e andavano a Roma, questa è l'Università di Roma, andavano a vedere delle cose, insomma, discutibili, manicomi criminali, tutte cose di questo genere. Però andavano insieme e lui lo considerava una parte integrante dell'insegnamento. Lui non avrebbe mai rinunciato a insegnare, ha insegnato sempre, anche quando era Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, cioè si arrangiava, e non solo insegnava, ma li conosceva tutti, uno per uno, sapeva i loro nomi, quello che facevano, quello che non facevano, si impicciava delle loro vite, e sapeva impicciarsi delle vite degli altri. E per lui era una passione, era la sua vera passione. Andiamo avanti. In questo cammino così già ben definito, no? Lui è un giovanissimo professore, è un figo, scrive un sacco di libri di diritto che sono rimasti nella storia del diritto, e fa una cosa che gli piace, e si inserisce però qualche cosa nella sua vita, per cui la sua vita aggiunge a queste passioni qualcos'altro, si inserisce un sogno. I sogni sono forse una delle cose più forti che esistono nella vita degli esseri umani, e il suo è il sogno di una generazione che esce dal fascismo, cioè dalla negazione di qualsiasi importanza agli esseri umani, esce dalla guerra, dai bombardamenti, deportazioni, invasione dei tedeschi, Shoah, e quant'altro vi viene in mente. L'Italia di quel momento l'ha vissuta, e questa generazione si trova a ricostruire il paese distrutto, un paese distrutto, e lo vuole fare con un sogno che ha in mente, che è libertà, pace, liberazione, valore umano delle persone, giustizia, che sono le parole che vengono trasferite nella Costituzione, un sogno che i costituenti, di cui mio padre faceva parte, mio padre è una delle persone che ha scritto la nostra Costituzione in maniera molto significativa, cioè proprio la sua impronta su tutta la Costituzione, in particolare sugli articoli, i primi 11 articoli. E il bello di questo lavoro che loro hanno fatto è di non inventarsi qualcosa, ma di prendere quelli che erano i desideri, i sogni, le speranze del popolo italiano e tradurli in un linguaggio politico, istituzionale, giuridico, che potesse essere messo alla base di questo nuovo paese. Ed è questa decisione di ricostruire il paese in questo modo, in realtà è un qualcosa di profondamente rivoluzionario, perché toglie potere a tutti coloro che fino a quel momento, indisturbati, l'hanno esercitato pienamente, senza che nessuno avesse la possibilità di dire qualcosa.
L'Italia era un paese in cui contavano le grandi famiglie, in cui contava chi aveva soldi. Tutti gli altri non contavano nulla. Pensate che a votare andavano soltanto i maschi ricchi. Quelli sotto un certo reddito, anche se maschi, non andavano a votare, non potevano votare. Nel 1946 per la prima volta votano tutti, donne incluse, poveri inclusi, e con la Costituzione il potere passa di mano dalle oligarchie del paese a tutti. In realtà nella parola Repubblica, che troneggia nella nostra Costituzione, si vuole intendere che tutti sono i padroni di questo paese e che questa democrazia funzionerà solamente nella misura in cui ognuno di noi si darà da fare. E ovviamente poi si tratta di lavorare per rendere vero tutto questo. E io credo che la vita di mio padre sia stata molto legata a cercare di rendere vero tutto questo, a sforzarsi di renderlo vero. In pochi anni il nostro paese passa da una enorme sacca di quella che oggi chiameremmo esclusione sociale al fatto che la gente ha diritto al lavoro, ha diritto ad andare a scuola, a istruirsi, a essere curata, ad avere una distribuzione delle terre più equa, e ovviamente tutto questo non piace. E la storia della nostra Repubblica potrebbe essere guardata con questo filo conduttore di chi ha cercato di rendere vera questa democrazia del valore umano e di chi l'ha osteggiata, che sono tanti, e noi li ritroviamo continuamente nella storia di questo paese. Li troviamo massimamente nella stagione del terrorismo e delle stragi, li troviamo nella mafia, li troviamo nella loggia massonica P2, la troviamo in tutti quelli che si disinteressano della vita democratica e vogliono tornare indietro. C'è una lotta tra chi vuole andare avanti e chi vuole tornare indietro. Andiamo avanti. E quindi si unisce nella vita di mio padre all'insegnamento, questa cosa che amava, un affare che si chiama politica. Che lui interpreta, secondo me, come era scritto in una palestra in un paese che si chiama Rezzato, la politica come cura del mondo. Ed è un po' il suo modo di viverla. E che cos'è la politica per lui? Dire, parlare, andiamo avanti. Anton? Incoraggiare le persone a fare del proprio meglio, a proseguire nel loro impegno. Andiamo avanti. Discutere, parlare, cercare insieme di capire che cosa si deve fare, che cosa è importante fare. Andiamo avanti. Incontrare, incontrarsi. In realtà quelle persone che stanno in piazza non stanno in piazza per curiosità, stanno in piazza perché la politica di cui lui parlerà, perché sta magari per fare un comizio, l'ha appena fatto, eccetera, è una roba che riguarda loro. Loro si sentono coinvolti e quindi vanno e ci sono. Andiamo avanti. Coinvolgere masse enormi di persone. Pensate a un paese in cui nessuno per 20 anni ha mai potuto fare politica, perché c'era un regime dittatoriale. Che cosa significa riportarli, ricoinvolgerli? Andiamo avanti. Lavorare. Ah, per mio padre lavorare, la politica è lavorare. Io mi ricordo queste giornate sue, insomma, è pazzesche. Dunque lui si alzava più o meno verso le 7 del mattino, si vestiva, andava
a fare la, pigliava un caffè e andava a fare la comunione, dopodiché tornava, faceva colazione, usciva, tornava a pranzo verso le 3:30 del pomeriggio, poi riusciva, tornava a casa mai prima delle 10:30, 11 di sera, e dopodiché, dopo aver mangiato, lui seguitava a lavorare. Io non mi ricordo un Natale, una Pasqua in cui lui non abbia mai lavorato, non mi ricordo una giornata in cui lui non abbia mai lavorato. Andiamo avanti. E questa fotografia è un po' bruttina, ma insomma è quello che c'è. Allora, questi sono mio padre e mia madre. L'ambiente è la nostra casa di campagna, che c'è ancora, a Torrita Tiberina, il paese dove lui è sepolto, anche mia madre adesso. E questi sono loro due con questi orrendi cappelli, diciamo, decidete voi qual è il più brutto, e che stanno chiacchierando. Ma se voi notate, sopra questo tavolino sul quale mio padre si starebbe riposando una domenica in campagna, c'è un fascio di carte, erto così, che, perché lui deve lavorare. Quindi lui chiacchiererà un po' con mia madre, dopodiché comincerà a leggersi quella roba perché bisogna lavorare. C'è una foto bellissima, di una foto di mio fratello piccolo che si addormenta vicino a mio padre su una pila di giornali così, perché mio padre comunque poi alla fine ti dovevi guardare i giornali, sapere che cosa era stato scritto, lavoro, lavoro, lavoro. Andiamo avanti. E la politica è chiedere, andare nei posti dove si svolgono le cose, capire che cosa sta succedendo. Andiamo avanti. Ascoltare quello che le persone hanno da dirti, perché è importante ascoltare, perché tu da solo non sai che cosa succede se non ascolti gli altri. Andiamo avanti. Conoscere le situazioni e quelle sbagliate cercare di porvi rimedio. Andiamo avanti. Conoscere anche le cose più lontane. Andiamo avanti. Conoscere sempre. Andiamo avanti. Ascoltare, dialogare. E ovviamente democrazia è partecipazione, ma è anche responsabilità. Pensate a questa, a quante persone in questa foto stanno lì ad ascoltare qualche cosa che tu hai da dirgli, qualche cosa in cui tu li devi coinvolgere, perché è la loro vita di cui tu stai parlando, oltre che la tua. Andiamo avanti. E la politica è anche altre cose, oltre a responsabilità è anche solitudine. A me piace tantissimo questa foto. Sono mio padre e Enrico Berlinguer, che era il segretario del Partito Comunista Italiano. È facile trovare loro foto che si stringono la mano, no? Questo simbolico incontro tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, una delle cose che ha messo in allarme il nostro paese e non solo. Ma mi piace tantissimo invece questa foto, stanno in un posto veramente, non ho capito dove stanno, una specie di luogo bombardato, cioè guardate, non ci stanno dei quadri a terra, manco l'hanno messo, e loro stanno ognuno con la sua responsabilità, ognuno con la sua solitudine, anche se stanno vicini, e mi sembra così significativo di un'epoca in cui la politica era anche assumersi le cose con preoccupazione, con ansia, con partecipazione. Andiamo avanti. E poi per lui, secondo me, la politica è anche umiltà. Io ho messo questa foto di lui inginocchiato, sta per fare la comunione. Certamente è una parte così importante, così significativa della sua vita, ma secondo me è anche il simbolo di
l'umiltà con cui, se tu hai il potere, devi avere paura di averlo e ti devi accostare ricordandoti sempre che sei piccolo, che sei una piccola cosa con in mano delle cose tanto importanti, e devi guardare dentro te stesso e riuscire a trovare la strada per non pensare che sei tu da solo che risolverai i problemi. Andiamo avanti. Ecco, in tutto questo, mio padre è impegnato qua, là, 5 volte presidente del consiglio, ministro, di qui, di là, di su, di giù. E noi, punto interrogativo, che faceva la mia, come viveva lui la sua vita, la nostra vita familiare? Certamente una vita familiare abbastanza anomala, diciamo così. Questa è una gita fatta d'estate su un peschereccio. E lui ovviamente sta parlando di politica con quei signori, che sono dei deputati, e c'è un piccoletto però in braccio a lui, che è mio fratello, ed è straordinario perché le foto in cui c'è qualcuno di noi con lui, anche nelle cose più sole, questo qualcuno di noi è sempre per mano, in braccio, ed è il suo modo, il modo che lui ha trovato di farci sentire vicini a lui, anche se il suo lavoro viene sempre prima. Andiamo avanti. Questi sono mio padre e mia madre, il loro matrimonio, che si svolse nel 1945 in un paese delle Marche, dove era originaria la famiglia della madre di mia madre, si chiama Montemarciano. E loro fecero questo loro matrimonio con 5-6 parenti e poi fecero un viaggio di nozze fino al pozzo e ritorno. Andiamo avanti. Questo, ecco, è stato accennato, questo è il suo modo di presentarsi in spiaggia, giacca, cravatta, calze e scarpe, perché appunto gli italiani hanno diritto che se tu li rappresenti devi essere dignitoso. Gli italiani sono sempre presenti nella nostra vita familiare. Noi non abbiamo fatto mai una vacanza all'estero, in Italia c'è tutto. E questo era il suo modo. Dopodiché, per farsi un bagno si doveva trovare un luogo desertico, che per fortuna allora c'era ancora anche vicino Roma, e a quel punto lui poteva indossare il suo costume da bagno, potete immaginare, super ascellare, con la sua canottiera, e finalmente si poteva fare il bagno. Tra l'altro lui era un bravissimo nuotatore, adorava il mare, e io ho questo ricordo per me molto caro, diciamo, di lui che porta me e mio fratello, ovviamente piccoli, e lui nuota a dorso, noi stiamo sulla sua pancia, e lui ci porta in giro per il mare. Andiamo avanti. Questo, ecco, poi lui ovviamente cercava nei momenti di tempo che aveva di farci fare le cose che a tutti i bambini piacciono, diciamo. Qui siamo al circo, io sono la grassoccia con le trecce, in braccio c'è mio fratello, l'altra è una delle mie sorelle che si chiama Anna, e quindi cercava così un po' di fare il padre. Andiamo avanti. Questo rappresenta un po' una sua strategia, diciamo, non essendo mai a casa. Una delle cose che lui faceva per farci così, per starci vicino in qualche maniera, sono queste cartoline. Cartoline che lui ci mandava da qualunque luogo del mondo, io ce ne ho veramente parecchie. Questa viene dal Marocco e, diciamo, la frase non era molto originale, perché c'era sempre scritto tante cose care papà, sempre questo. Se, non c'è. Però dall'altra parte c'era di tutto. E il senso di questa cartolina era di dire io ero lontano, ma non ho dimenticato che tu ci sei, mi sei caro e voglio che tu lo sappia. Non è tantissimo, diciamo, però è qualcosa. Andiamo avanti. Ah, questa è una foto che io adoro. Diciamo, questa è la piazza di Torrita Tiberina,
dove mia madre, perché ovviamente guidava mia madre, perché mio padre non se ne parlava che guidasse, parcheggiava questa Peugeot 9 posti che era la nostra macchina. E ovviamente la parcheggiava dove c'era possibilità di parcheggiarla e mio padre cercava di districarsi per salire su questa macchina dopo la messa, perché qui sicuramente siamo stati a messa, e la nostra vecchia macchina di famiglia era per noi molto cara. Andiamo avanti. Ecco, questo è un reperto, non so se riuscite a interpretare, questo è un presepio. Perché mio padre, che era veramente negatissimo, come vi ho detto, per qualsiasi cosa pratica, inspiegabilmente a Natale diventava capace e faceva questi presepi molto pieni di montagne, colline, alberi, cose, pastori da tutte le parti, eccetera, eccetera. E era il suo modo per... e lo faceva sempre, magari il 24 di dicembre, ma... lo faceva sempre, e per me è rimasta sempre una cosa molto cara, diciamo, il suo presepio. E quest'anno per la prima volta, cioè lo scorso Natale per la prima volta, ho avuto il coraggio di ritirarlo fuori e di utilizzarlo. Andiamo avanti. Questa è una passeggiata che facemmo una volta, qui siamo in Norvegia, in una pausa di un importante cosa che lui faceva. Perché lui poi aveva questa caratteristica che non ti, cioè lui non è che era uno che si vantava, cioè non è che veniva a casa e diceva: ah, sono un fico, ho fatto un governo, ho fatto questo, ho fatto tutto. Al più, se proprio, non so, scriveva qualche cosa e gli sembrava particolarmente riuscita, veniva in camera tua e diceva: Nisina, papà ha scritto questa cosa, la metteva sul tavolo e se ne andava. Lui aveva questo modo come padre di non sbatterti in faccia le cose, ma di o cercare di fartele capire oppure fare la goccia che scava la pietra, una caratteristica che gli è sempre rimasta. Per cui lui, per esempio, io fumavo, lui non voleva che io fumassi, tic, pubblicità antifumo sul letto, il giorno dopo tic, articolo sui danni del fumo. Era il suo modo veramente del tutto particolare, forse anche perché sapeva che un approccio frontale non avrebbe proprio sortito nessunissimo effetto. Era il suo modo carino di starci appresso. Andiamo avanti. E non so, vi ho parlato un po' di Aldo Moro. Per me alla fine era mio padre. Era la persona che mi dava, quando ero piccola, così più o meno, la mano la sera, finché io non mi ero addormentata, e che ha cercato di starmi appresso. Valeva la pena di fare una vita così? Valeva la pena di sacrificare tanto? Di fare una vita tutta di lavoro, tutta di impegno? Valeva la pena di mettersi in pericolo, perché lui poi sapeva che era anche pericoloso, valeva la pena di esporsi, di rischiare? Una domanda alla quale io non so rispondere, ed è una domanda che vi lascio. Credo che le abbiamo finite. Prova Anton. Ok, grazie. Grazie. Forse una parola è poca, però mi sento solo di dire grazie. Adesso magari integriamo
rispondendo ai quesiti che i nostri ragazzi hanno preparato, ci sono dei rappresentanti per ogni scuola che se si vogliono preparare su questa corsia di sinistra, per favore, in modo che, mantenendo ovviamente tranquillità, se i loro docenti vogliono venire ad accompagnarli, ben venga. No, ma vengono su. Tu comunque stai qua fermo, sì. Siamo pronti? Ragazzi, vi chiedo tranquillità. Grazie. Vi comunico che siamo in attesa dell'arrivo del sindaco. Nel momento in cui Flavio Tosi sarà presente, interromperemo gli interventi perché ha i minuti contati, ma ci tiene moltissimo a venire. Quindi siamo pronti ad accoglierlo. Quando siamo pronti, cominciamo. Tutte le scuole sono rappresentate, mi sembra. Adesso arrivo. Okay. Allora, cominciamo con il liceo Montanari. Ragazzi? Il liceo Montanari partecipa al convegno con due classi. Ci saranno due domande, una di Grottola Chiara, giusto? E l'altra di Stevanoni Elena, della quinta C e S, e sono accompagnate dal professor Paolo Guarise. Posso dire una cosa? Certo. Mi scuso con la signora perché non sapevamo di essere i primi e non cominciamo con delle domande facili, ma erano un po' toste. Ne avevo due. Scegli una. Ok, buongiorno innanzitutto. Allora, La protesta politica che ha visto nascere più di un movimento evasivo di matrice terroristica, secondo lei oggi troverebbe un humus sociale che favorisce il favorire di questi fenomeni? Diciamo, ecco, se hai capito la domanda. Facciamo tutte e due, poi diamo la... Ah, anche l'altra, ok. Salve. Oggi purtroppo assistiamo impotenti a nuove forme di terrorismo e volevo chiederle, secondo lei, se si può fare qualche forma di parallelismo tra la situazione italiana di allora e lo scenario internazionale di oggi. Grazie. Magari ne raggruppiamo quattro e poi facciamo la risposta. Ok. Chiamo il liceo Copernico, seconda A, professoressa Cristina Mari, Alberto Pomari. Salve, innanzitutto. Aspetta Alberto, no, perché se ogni volta che facciamo una domanda dobbiamo recuperare il silenzio, perdiamo un po' di minuti preziosi, giusto? Grazie. Innanzitutto salve, e volevo chiederle un parere su come lei ha visto il caso Moro. Come hanno detto, il 24 ottobre scorso abbiamo avuto il senatore della Repubblica del PD, Gotor, che ci ha spiegato come sia stata instaurata la nuova commissione d'inchiesta parlamentare per il caso Moro, nonostante abbia sottolineato che il tempo ormai ha messo un po' di ostacoli, infatti sono venuti a mancare alcuni protagonisti, come, per dir nomi, il sostituto procuratore Domenico Sica, oppure il brigatista Prospero Gallinari,
ancora la Malfa, oppure Cossiga e Andreotti. Ecco, lei come vede questa inchiesta? Come qualcosa che possa ulteriormente chiarire i fatti o come una mera formalità? E poi, proprio una curiosità, avevano parlato giustamente di prima verità e lealtà, come lei ha visto l'approccio degli alti funzionari dell'allora DC, Cossiga, il ministro degli interni, oppure ancora Andreotti e Zaccagnini, come si sono approcciati al caso Moro e al rapimento e successivamente anche alla morte. Grazie. Finirei con il liceo Copernico, quinta D, Gianluca Piazza. Buongiorno. Aspetta che ci sia silenzio. Sì. Volevo chiederle, secondo lei, sulla base dei dati e dei documenti analizzati fino ad oggi, siamo riusciti a capire se e quanta complicità o responsabilità vi è all'interno del caso Moro dei servizi segreti italiani dell'epoca? E la seconda domanda era, diciamo, dal canto suo, quanta e che tipo di verità attribuisce alle famose teorie del complotto originate da diversi punti non molto chiari sulla faccenda del caso Moro? Grazie. Gianluca, vieni qua. Gianluca, vieni qua. Vai dalla dottoressa che ha bisogno di sentire una cosa. Sì, su alcuni punti che possono essere la mancata preparazione degli uomini della scorta, oppure diciamo alcune trattative che erano state fatte dal rapimento fino al momento dell'omicidio, sono state originate varie teorie su, diciamo, degli interessi degli Stati Uniti su il rapimento e omicidio di Aldo Moro, e quindi volevo un attimo capire quanta verità lei attribuisce a queste teorie che sono state sviluppate. Mi scusi se non sono stato molto chiaro prima. Grazie. Sì, certo. Ok, grazie. Vai, Andrea. Allora, domande belle toste, forse mi avete preso troppo sul serio, comunque adesso vi dico un po' quello che penso io. Allora, le prime due domande secondo me sono vicine tra di loro, no? Può tornare il terrorismo, c'è un clima simile, le differenze o le somiglianze tra allora e oggi anche sul piano internazionale. Ma secondo me può sempre tornare il terrorismo, in questo senso che noi non siamo andati, non abbiamo avuto il coraggio come paese e come mondo, diciamo, o non abbiamo avuto voglia, questo non lo so, di andare alle radici del problema. E la radice del problema è che c'è ancora chi crede che la violenza possa essere uno strumento adatto per risolvere dei problemi. E questo è il problema, cioè finché ci sarà questo, finché qualcuno si sentirà legittimato ad usare violenza contro qualcun altro per affermare le sue idee o per combattere delle cose che non gli piacciono o per protestare, e purtroppo sempre potremo avere queste forme di organizzazione. Il terrorismo di oggi sul piano internazionale non è uguale ovviamente al terrorismo italiano degli anni 70, perché quello aveva un obiettivo preciso, aveva un obiettivo specifico che era dibattere la democrazia e instaurare un altro tipo di regime, vuoi di destra, vuoi di sinistra, a seconda degli orientamenti dei protagonisti, ma alla fine il loro nemico era la democrazia. Qui io credo che siamo andati anche oltre, cioè sempre nella violenza c'è una parte che
rende l'altro non umano, cioè tu non lo riconosci come un essere umano, per cui lo puoi colpire, gli puoi fare qualsiasi cosa, e come dice il mio figlio 19enne, quando fai un atto di violenza non riconosci neanche la tua umanità. E ho l'impressione che sul piano internazionale ci sia una specie di resa dei conti di quello che noi abbiamo fatto al resto del mondo e che adesso ci chiedono il conto. Tantissime di quelle cose contro le quali noi combattiamo, Bin Laden, tutte queste robe qua, in realtà siamo stati come Occidente, diciamo, i promotori della loro nascita. C'è un libro che io suggerisco proprio alla lettura, che è un libro di Terzani, che si chiama In Asia, ed è semplicemente una raccolta dei suoi articoli, di 20 anni dei suoi articoli sull'Asia, che ti fanno capire esattamente come alla fine questa spirale della violenza sia una cosa che va indietro, va indietro, va indietro, alla fine ci trovi l'Occidente, col suo modo terribile di imporre il suo potere e la sua volontà. Come si potrà affermare questo è un problema veramente, veramente drammatico, perché certamente non si fermerà producendo altra violenza che prova a contrastarlo, questo di sicuro. Io credo che dovremmo davvero cercare di rendere improcedibile la strada della violenza dentro di noi, ma ovviamente non è una cosa che si procura in 5 giorni, insomma, è un lavoro da fare su se stessi. Allora, la commissione. Ora, secondo me lo capite da soli, sono passati 37 anni da quei fatti, 37 anni, cioè geologia proprio. Che cosa può essere dimostrato a tanti anni di distanza se non è stato possibile dimostrarlo quando quei fatti erano recenti? Moltissime persone sono morte nel frattempo, i documenti sono andati perduti, voi sapete che noi abbiamo una battaglia sui documenti in Italia alla quale nessuno si appassiona, ma in realtà è una cosa fondamentale. Noi ci sono documenti che comunque gli studiosi non possono leggere, non possono aprire, che ancora vengono negati dopo tantissimi anni, malgrado i provvedimenti che anche il governo ha fatto per renderli accessibili. Sinceramente mi sembra che riprovarci adesso sulle stesse cose, con gli stessi elementi che sono stati affrontati da 5 processi penali, questa è la terza commissione parlamentare, sinceramente mi sembra molto improbabile, cioè dovrebbe scendere qualcuno dal cielo e dirgli delle cose che nessuno può dire. Qui certamente c'è un problema molto importante sul quale sarebbe bellissimo riflettere, che è il problema della verità. Qual è la verità possibile? Quanta parte di verità noi possiamo dire di aver trovato? E questo si porta a un altro problema: chi è credibile? Perché molte delle cose che questa commissione sta riaffrontando per l'ennesima volta, a me sembra un po', diciamo, la ribollita, e si basano sul fatto che alcuni testimoni non vengono creduti, tra cui quelli che hanno fatto le cose che sono state fatte. Quindi qui c'è un po' un problema della nostra capacità di avere fiducia in qualche cosa, perché alla fine noi non abbiamo fiducia nelle sentenze, non abbiamo fiducia nei testimoni. Alla fine come potremo trovarla quella verità? Cioè qui ci sarebbe da fare veramente una riflessione, che è una riflessione culturale, perché il nostro paese vive di sfiducia e non crede a niente. Se anche tornasse qualcuno dai morti a dire è stato così, è stato colà, non sono sicura che noi gli crederemo, perché purtroppo il tessuto di fiducia in questo paese è andato un po',
non dico perduto, ma insomma sei abbastanza deteriorato. Quindi io non credo che quella commissione otterrà niente, secondo me non può ottenere niente, poi spero di essere smentita, ma per come anche stanno lavorando non mi sembra, cioè mi pare più che altro che seguano un po' delle loro diciamo, idee, chiamiamole così. Quindi la boccerei, se fossi un insegnante la boccerei. Tra l'altro fa spendere un sacco di soldi, che non ho capito perché dovremmo... Comunque, andiamo. E poi, se non ho capito male, mi si chiede il comportamento di Andreotti, Cossiga, Zaccagnini, insomma dei più diretti responsabili durante e dopo, se ho capito bene. Ho capito bene? Spero, speriamo. So vecchia, mi dovete perdonare. Qui c'è qualche cosa su cui sarebbe davvero interessante lavorare e sul quale invece veramente nessuno ha lavorato, nessuna commissione, ovviamente non la magistratura perché non è nelle sue competenze farlo. Che cosa è successo in quei 55 giorni? Chi sono stati i protagonisti? Poi mi si chiede la complicità dei servizi, il ruolo eventualmente degli Stati Uniti, giusto? In realtà lì andrebbero presi questi 55 giorni e analizzati, perché sono 55 giorni di una grandissima importanza per tutto quello che è successo dopo. Allora, secondo me i responsabili sono le Brigate Rosse, sono le persone delle Brigate Rosse che hanno organizzato, fatto quelle cose, via Fani, il rapimento, l'uccisione, eccetera. Ma attorno a questa loro iniziativa, che io credo un'iniziativa autonoma, cioè una cosa che loro hanno deciso, sto gruppo poi di ragazzi, perché comunque nessuno aveva più di 30 anni, qualcuno aveva 18, 22, cioè pazzesco, e l'età vostra, diciamo. Attorno a questo, ovviamente, ognuno ha giocato la sua partita, ogni soggetto italiano o internazionale ha giocato il suo, ci ha messo la parte sua. Allora bisognerebbe avere la forza culturale di distinguere il ruolo di ogni soggetto, sarebbe interessantissimo seguire quello che ha fatto ogni soggetto. Senza appattumare tutto e mescolare tutto e dire allora è tutto, le Brigate Rosse non hanno fatto, erano eterodirette, no, ognuno ha giocato la sua partita, sporca, abbastanza sporca. E Andreotti era il Presidente del Consiglio, Cossiga era il Ministro degli Interni, non hanno fatto nulla prima per prevenire questa cosa, anche alla richiesta di mio padre della scorta di avere un'auto blindata, è stato risposto di no. Sicuramente c'erano delle informative che facevano capire che comunque qualcosa più o meno stava succedendo, poteva succedere, non è stato fatto nulla. Quindi diciamo che il governo ha la responsabilità di non aver fatto e di aver impedito di fare, perché durante quei 55 giorni, quando si pose tutto il problema falso delle trattative, il governo italiano rifiutò qualsiasi tipo di aiuto, cioè la Croce Rossa Internazionale si offrì di provare lei ad aprire una trattativa, così Amnesty International, così il segretario generale delle Nazioni Unite, ma ognuno di questi doveva avere un incoraggiamento dal governo italiano, gli dicesse sì, fallo, e la risposta tosto sempre no, per motivi che onestamente è difficile, molto difficile comprendere, impossibile comprendere se non come un non volere ottenere un risultato positivo. Credo che anche tra Andreotti e Cossiga ci sia una differenza, però purtroppo rimane tutto nel mondo delle ipotesi. All'atto pratico il governo si è comportato in un certo modo,
presso il Ministero degli Interni è stata costituita una commissione d'inchiesta che ha esautorato praticamente la magistratura, che è una commissione che ha guidato le indagini, di cui facevano parte tutti i comandanti di tutti i corpi, che erano tutti iscritti alla loggia massonica P2, quindi potete immaginare con quanto entusiasmo abbiano cercato mio padre. E oltre a fare cose patetiche, tipo al Ministero degli Interni hanno chiamato tutti i maghi con i pendolini, le cose, cioè, lasciamo perdere. Una cosa diversa, anche se ugualmente coincidente, è il ruolo dei partiti. Voi avete parlato di Zaccagnini, ma lo stesso Partito Comunista, lo stesso Berlinguer presero subito una posizione assolutamente contraria a qualunque tipo di trattativa, posizione dietro la quale tutti si sono poi nascosti per non fare, non possiamo fare perché sennò loro chissà che succede. La figura di Zaccagnini è una figura che mi accora particolarmente, perché Zaccagnini era una vera brava persona, era veramente una brava persona, e però in quella circostanza alla fine una brava persona che ha consentito, lui insieme con altri ovviamente, che non si facesse nulla. E qui secondo me c'è una riflessione che io vi vorrei lasciare, perché secondo me è una delle riflessioni più importanti di tutta questa storia, abbastanza triste per il resto. Qual è il ruolo dei buoni nel successo dei cattivi? Cioè, in realtà i cattivi, li chiamo cattivi, ma desidero chiamarli cattivi, di questa vicenda non sarebbe potuto sussistere senza l'aiuto dei buoni. Io non so se voi fate del giardinaggio, io ogni tanto lo faccio con un po' scarso successo, tant'è vero poi mi limito appunto soltanto alla rimozione delle erbacce. Le erbacce sono delle piante molto fragili, in realtà non sono forti. La loro forza sta nell'inserirsi dentro le piante buone in una maniera quasi inestricabile, e secondo me non basta essere buoni, bisogna essere anche dei buoni non silenziosi, bisognerà anche essere dei buoni liberi. In realtà in quei 55 giorni gli italiani hanno sperimentato, tutti abbiamo sperimentato, quanto è difficile essere liberi, non avere paura, seguire le cose giuste. E quindi diciamo che il ruolo di Zaccagnini è assolutamente diverso, secondo me, da quello di Andreotti e di Cossiga, però è un ruolo che ci deve far riflettere tantissimo su quanto non basta essere buoni, diciamo, bisogna anche esistere. E la complicità dei servizi temo che sia indimostrabile. Temo che sia indimostrabile, salvo indirettamente per il fatto che comunque è abbastanza dimostrato che ci fossero appunto dei segnali che le cose potevano evolversi in un certo modo e nessuno ha fatto niente. Però anche lì vai a vedere, cioè nello scorso 9 maggio, che è la giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, Manlio Milani, che è il presidente dell'associazione della Casa della Memoria di Brescia, lui ha perso sua moglie nella strage di Brescia, aveva fatto un appello a quelli che sanno, agli uomini silenziosi. Lì purtroppo se non si muove la coscienza di qualcuno è impossibile saperlo. È impossibile, ma è anche impossibile che si muova la coscienza di qualcuno se non esiste un'accoglienza da parte della nostra società per chi dovesse dire qualche cosa. Gli Stati Uniti, come l'Unione Sovietica, avevano indubbiamente dei problemi, insomma, nel corso che aveva preso un po' l'andamento della politica italiana. Entrambi avevano gli stessi tipi di problemi, però anche qui, qui siamo proprio nel tema guerra fredda, diciamo, cioè che era anche un'epoca particolare, quindi, però
Io guarderei all'Italia, perché noi dobbiamo avere il coraggio di guardarci in faccia. Noi non possiamo scappare mettendoci dietro gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, il mondo. Cioè noi italiani sappiamo fare delle cose sbagliate e sappiamo guardare morire qualcuno innocente senza fare nulla. Secondo me noi questo dobbiamo guardare, perché questo riguarda l'oggi, perché noi lo possiamo rifare. Mentre la guerra fredda è finita, il come di questa storia è finita, il perché e l'attività di ognuno invece può sempre ritornare. Noi penso che di questo dovremmo avere paura, cioè di cercare di non essere mai più come paese come siamo stati in quei 55 giorni, perché è stato orribile. Istituto Pasoli, classe 4 A RIM, professoressa Pasquetto, con Tatiana Bergamaschi e Filippo Fiorentini, classe 3 RIM, professor Tricarico, con Ilaria Varisco. Grazie. Solo una parola. Grazie per il profilo, per il racconto che ha fatto di suo padre. Noi abbiamo scelto due lettere tra quelle che Miguel Gotor ha analizzato e offerto al pubblico in questo bellissimo volume. E due lettere che hanno al centro proprio questa caratteristica caleidoscopica di suo padre. Il politico e l'uomo inscindibili. Due lettere che non sono state recapitate perché anche in questo modo i brigatisti hanno ferito, hanno censurato, per loro interesse naturalmente, le parole di Aldo Moro. Due lettere in cui compaiono quelle che Montale chiamava coincidenze, prenotazioni, scorni, ma che a noi è parso, per Aldo Moro, continuano a mantenere un profondissimo significato fino alla soglia del buio o della luce, come ricordava la ragazza in apertura di convegno. Allora, la prima lettera la legge Tatiana. Mia dolcissima Noretta, ti mando alcune lettere da distribuire, che vorrei proprio arrivassero come mi è stato promesso. Aggiungo due testamenti che ho già mandato, ma che temo possono non essere arrivati. Uno è il mio lascito ad Anna, della mia quota di condominio, al terzo piano. L'altra è il mio lascito a Luca, il mio archivio che, come esecutori testamentari, i senatori Spadolini e il dottor Guerzoni dovrebbero opportunamente alienare ad istituto biblioteca, preferibilmente italiani, per costituire una piccola rendita per il piccolo, alla quale va la mia infinita tenerezza. Carissima, vorrei avere la fede che avete tu e la nonna, per immaginare i cori degli angeli che mi conducono nella terra al cielo. Ma io sono molto più rozzo. Ho solo capito in questi giorni che vuol dire che bisogna aggiungere la propria sofferenza alla sofferenza di Gesù Cristo, per la salvezza del mondo. Il Papa, forse, questa mia sofferenza non l'ha capita. E sembra, d'altro canto, impossibile che di tanti amici non una voce si sia levata. Pacatamente direi a Cossiga che sono stato ucciso 3 volte, per insufficiente protezione, per rifiuto della trattativa, per la politica inconcludente, ma anche in questi giorni ha eccitato l'animo di coloro che mi detengono. Salvi dovrebbe ripensare all'inutilità di questo lavoro e del mio sacrificio, ma ormai è fatta. Mi è stato promesso che restituiranno il corpo ed alcuni ricordi. Speriamo che si possa. E voi siate forti e pregate per me che non ho tanto bisogno. Tutto è così strano, ma Dio mi dia la forza di arrivare fino in fondo e mi faccia rivedere poi tanti dolci visi che ho tanto amato e dai quali darei qualunque cosa per essere ancora vicino. Ma non ho, purtroppo, tutto quello che dovrei dare. Così fosse possibile. Dopo si vedrà l'assurdità di tutto questo. Ed ora, dolcissima sposa, ti abbraccio forte con tutto il cuore e stringo con te i nostri figli e nipoti amatissimi, sperando di restare con voi per sempre. Un tenerissimo bacio, Aldo.
Allora faccio così. Alla moglie Leonora. Mia dolcissima Noretta, credo di essere giunta all'estremo delle mie possibilità e di essere sul punto, salvo un miracolo, di chiudere questa mia esperienza umana. Gli ultimi tentativi, per i quali mi ero ripromesso di riscriverti, sono falliti. Il rincrudimento della repressione, del tutto inutile, ha appesantito la situazione. Non sembra ci sia via d'uscita. Mi resta misterioso perché è stata scelta questa strada rovinosa, che condanna me e priva di un punto di riferimento e di equilibrio. Già ora si vede che vuol dire non avere persona capace di riflettere. Questo dico, senza polemica, come semplice riflessione storica. Ora vorrei abbracciarti tanto e dirti tutta la dolcezza che provo, pur mescolata di cose amarissime, per aver avuto il dono di una vita con te, così ricca di amore ed intesa profonda. Dio sa quanto avrei sperato di accompagnarvi ancora un poco, di dare custodia ed aiuto all'amatissimo Luca, di aiutare tutti a superare le prove del duro cammino. Ho tentato tutto ed ora sia fatta la volontà di Dio. Credo di tornare a voi in un'altra forma. Non mi so immaginare onorato da chi mi ha condannato, ma fa tu con spirito cristiano e senso di opportunità. Vi ho affidato a Freato e Rana per ogni necessità ed ho fiducia che Dio vi aiuti. Tu curati e cerca di essere più tranquilla che puoi. Ci rivedremo, ci ritroveremo, ci riameremo. Ho scritto a tutti per Luca, perché siano impegnati per lui. A te devo dire grazie, infinite grazie per tutto l'amore che mi hai dato. Amore un po' geloso che mi faceva innervosire quando ti vedevo sprofondato in un libro, ma amore autentico che resterà. Io pregherò per te e tu per me, che Dio aiuti la cara famiglia. In estate, al mare, fatti fare compagnia dalla famiglia di Riccioni, per te e per il piccolo. Ho lasciato il mio archivio a Luca da vendere tramite il senator Spadolini e il dottor Guerzoni per costituire un piccolo pecunio che lo aiuti a mantenersi nella vita. Ho dimenticato di dire, ma tu dillo a Guerzoni, che per le foto i familiari e gli esecutori testamentari scelgano quelle che vale la pena di conservare alla famiglia. Nel magnetofono più grande, che è nel mio studio, ci sono già raccolte a mano... Mi ritrovo più. Vocette di Luca trasferite da quello tascabile. Si può mano a mano trasferire e completare. Le bobine sono in camera nostra, film e foto sulla scrivania dello studio. Vorrei, come piccolo ricordo, che il biro della mia vestaglia da giorno andasse a Luca che lo amava e il portacenere a Giovanni. Un altro pennarello marrone nel comò a Giovanni. Un biro uguale al primo sulla scifoniera ad Agnese. Mentre Fida, Anna e tu potreste scegliere in quel mobile ciò che volete. Sentite Manzari, vedi di fare testamento. Io ne ho mandati due che spero siano arrivati e rinvierò in copia. Non mancare di fare e far fare la vaccinazione anti-influenzale se viene la russa. Fatti seguire da Giuseppe anche come amico. Tramite Rana fa controllare la stabilità del tetto sulla nostra stanza e cura che il gas sia chiuso la sera. Agnese. Per la tomba di Torrita, almeno nell'immediato, c'è il rischio di sicurezza. Forse converrebbe allogare altrove, o su di lì stesso, o nella chiesa con special permesso. Forse per ora consigliati con Freato, chissà quante cose ho dimenticato. State più uniti che potete e tenete unite anche le mie cose con voi, perché son vostro. Ho pregato molto la pira, spero che mi aiuti in altro modo. Ringrazio tutti, tutti i parenti ed amici con grande affetto. Che Dio ci aiuti. Ricordati che sei stata la cosa più importante della mia vita. Ricordatemi discretamente a Luca con qualche foto o qualche descrizione, che non si sente del tutto senza nonno. E poi che sia felice e non facci i miei errori generosi ed ingenui. Ti abbraccio forte forte e ti benedico dal profondo del cuore. A nonno un bacio nella forma che troverai, Aldo. Volevo ringraziare pubblicamente la professoressa Pasquetto, che è la referente dell'ambito storico-culturale della Rete Prospettiva Famiglia, che ha organizzato l'incontro con Miguel Gottor lo scorso ottobre. Grazie. Prima di dare la parola a Ilaria, abbiamo l'onore di avere il nostro sindaco Flavio Tosi. Prego. Va bene, allora
Andiamo avanti con Ilaria Varisco. Siamo pronti? Buongiorno. Noi abbiamo visto le immagini di suo padre prima, quando era vivo, poi quando è stato brutalmente assassinato. Noi oggi vediamo immagini di uomini condannati a morte e giustiziati. Noi ogni volta ci prende paura di fronte a questa morte e pensiamo se nella storia le cose possono andare in modo diverso. Magari qualche volta possiamo pensare che non trionfi la morte. Lei si è mai chiesta se le cose sarebbero potute andare in modo diverso, se suo padre, invece di morire, si sarebbe potuto salvare? Insomma, lei pensa che di fronte alla storia si possa usare il sé? Grazie. Ne facciamo un'altra. Giacomo Zumerle, classe quinta AFM, professoressa Bianchi. Salve, mi chiamo Giacomo Zumerle e rappresento la classe quinta A, amministrazione, finanza e marketing dell'Istituto Tecnico Aldo Pasoli di Verona. Durante l'anno scolastico abbiamo avuto modo di studiare gli anni di piombo e il terrorismo di destra e di sinistra. Abbiamo anche riflettuto sul ruolo politico di Aldo Moro, evidenziando la sua costante preoccupazione per la fragilità della democrazia italiana. In anni difficili, segnati dall'immobilismo governativo, dai notevoli ritardi nell'attuazione della Costituzione e da forti tensioni politiche e sociali nel Paese, Moro prospetta un'apertura inedita verso le forze politiche di sinistra, in particolare il PSI, e cerca un dialogo con il PCI sia per superare il problema della democrazia bloccata, ovvero la mancanza di alternanza al governo tra maggioranza e opposizione, sia per affrontare l'emergenza terrorismo. Vorremmo approfondire con lei questo punto chiedendole come ha vissuto suo padre quel periodo e cosa l'ho spinto a cercare un nuovo approccio politico? Inoltre, secondo lei, se fosse rimasto in vita, probabilmente cosa sarebbe successo nella vita politica italiana? Grazie. L'ultima del blocco, Cecilia Zambelli, IC17, classe terza media, professoressa Milazzo. Buongiorno. Lei, diciamo che ci sia silenzio prima. Lei e la sua famiglia avete avuto la forza di perdonare. Qualcuno ha mai avuto il coraggio di chiedervi scusa? E prima del tragico evento, suo padre ha mai espresso paura che potesse accadergli qualcosa? Grazie. Intanto solo un piccolo commento sulle due belle lettere che avete scelto con tanta sensibilità. A me mi fanno sempre tenerezza queste lettere, perché c'è un po' tutto lui, cioè questa cosa di tenere insieme le cose grandi e le cose piccole, no? Ci rivedremo, ci ritroveremo, ci riameremo, questa fiducia che lui ha in Dio, in quello che verrà dopo. E poi mi raccomando, spegnete il gas, cosa che proprio segnava ogni sua preoccupazione, ogni telefonata sua finiva sempre con mi raccomando spegnete il gas. E mi sembra tanto suo, no? Sia sul piano personale che anche sul piano politico, questa cosa di considerare importanti sia le cose grandi che le cose piccole, quindi ho apprezzato molto. E le cose potevano andare in maniera diversa? Secondo me sì, dovevano forse andare in maniera diversa. E penso che non sarebbe stato neanche poi così difficile che potessero andare in maniera diversa. Il problema è che è difficile essere diversi, cioè che lì era, non era soltanto la volontà di una o due persone, ma era proprio anche un'incapacità nostra come paese di ribellarsi a una cosa del genere. Noi siamo un paese obbediente, tutto sommato crediamo alle cose un po' che ci dicono, e lì sarebbe potuto andare in modo diverso soltanto se ci fosse stato una forte, eh, un
forte imporsi delle persone rifiutando questa logica un po' di morte. E non so se la storia si può fare con i sé, però porsi sé è importante per capire. Credo che il sé ci aiuta a dire che forse poi niente è scritto in un destino immutabile. E porsi qualche domanda sui sé ci aiuta anche a capire come forse ci potremmo comportare diversamente in una situazione analoga, diciamo, che speriamo non si presenti mai nella vita. E come ha vissuto mio padre, se non ho capito male, quegli ultimi anni, quelli in cui appunto si poneva questo problema di una democrazia un po' bloccata. Ma dunque, intanto credo che lui vivesse, questo sono abbastanza sicura perché è una delle poche cose di cui abbiamo parlato diverse volte, vedesse con grande preoccupazione questo fatto di due grandi partiti che si fronteggiano, e i partiti allora non erano questi esili comitati elettorali che oggi ci sono, domani non ci sono, come sono adesso. Allora i partiti erano pezzi di società, quindi dire che si confrontavano la DC e il PC significava dire che tre quarti o un buon 70% del popolo italiano aveva la possibilità di contrapporsi l'uno all'altro. E quindi la grande preoccupazione sua era non solo che nessuno dei due potesse governare da solo, dato che poi gli altri partiti si erano tirati indietro e quindi non era possibile pensare a fare delle coalizioni, ma soprattutto che ognuno di questi due grandi partiti poteva impedire all'altro di governare e quindi rendere il paese ingestibile, perché allora c'era questa chiara consapevolezza, adesso forse si è un pochino attenuata, che governare non significa soltanto prendere dei provvedimenti, fare una legge, fare un decreto, significa avere la capacità e la forza di farlo applicare, significa convincere le persone, tutti coloro che lo devono applicare, a muovere le mani, a fare qualche cosa, a andare in una direzione unitaria, e quindi governare è molto difficile, allora come adesso. E quindi lui viveva molto questa consapevolezza, abbastanza drammatica, diciamo, insieme con quella anche di vedere comunque un attacco molto forte al suo partito. Ora non credo che lui fosse particolarmente affezionato al suo partito come struttura, ma certamente era molto affezionato alle persone che si rivolgevano a quel partito con estrema fiducia, e quindi vederlo così messo all'angolo, con attacchi in parte giusti e in parte assolutamente eccessivi, era per lui una preoccupazione, perché comunque il suo partito era un elemento di equilibrio di tutto il sistema politico. Ed era un partito stranissimo che riusciva a tenere dentro di sé la sinistra come la destra, ma comunque contenendo, cioè riuscendo in ogni caso con tanto impegno e anche con tanta capacità di proporre dei modi di vedere, proporre il futuro, proporre un compito alto, a tenere insieme davvero queste anime così differenti e a portarle in una direzione comunque sempre coincidente con la vita democratica. E in effetti quando quel partito poi si è sfasciato, a parte che ci sono democristiani ovunque in questo momento, ma si è visto quanto poi è difficile ritessere una cosa per cui gli estremismi non vadano così a sperdersi e a fare danni nel mondo. Quindi credo che abbia vissuto quel periodo con molta preoccupazione per il paese e anche per la violenza che vedeva esistere, come diceva lui, quella,
quella evidente e quella tramata nell'ombra, e dava il senso a questa violenza, questo c'è in un suo articolo del 1977, un articolo molto bello, di non voler di non essere lì non per contrastare altra violenza, ma per fermare il nuovo che si fa strada. E quindi credo che questi fossero un po' i suoi stati d'animo, nella consapevolezza di giocare un ruolo avanzato, esposto, solitario, pericoloso. E io, una volta mi hanno chiesto quelli difetti di mio, un difetto, il difetto più grande di mio padre, e io penso che fosse questo, qualcuno lo può considerare una virtù, io lo considero un difetto, questo di mettersi in mezzo fisicamente, a fronte di un problema lui c'è, lui si mette in mezzo. Caspita, ecco, io dal mio punto di vista magari avrei preferito tirarsi un pochino più indietro, ma lui non era così. E adesso purtroppo l'ultima domanda l'ho scritta con la mia scrittura orrenda. Mi potete aiutare? L'ultima domanda era quella di Ilaria Barisco. Scusate, ma che scrivo in una maniera orrenda. Pensa che potesse... Era della classe terza B dell'IC17. Cecilia. Scusami, Zambelli, puoi venire? Cecilia, ripetere? Eccola qua. Ah, se l'Italia sarebbe stata diversa? Sì, però c'è anche un pezzo prima, aiutami. Brava, ecco, grazie, abbiamo ricostruito, medica, grazie, grazie, ecco, tante. Dunque, chiedere scusa, no, cioè dipende. Allora, io ho avuto la possibilità di incontrare alcune delle persone che materialmente hanno agito nel caso di mio padre, alcuni militanti, allora militanti delle Brigate Rosse, ovviamente, e è stata una cosa molto importante per me, molto significativa, e lì c'è un autentico, vero, sentito diciamo rimorso per quello che è stato fatto. Nell'ambito delle istituzioni, diciamo, dei partiti, perché mi pare che la domanda fosse un po' rivolta anche in questo senso, sinceramente non lo so, cioè non mi è capitato, non mi è capitato di sentire persone che abbiano avuto un serio ripensamento sul comportamento tenuto in quei giorni, diciamo. Però questo non significa che magari ci sarà stato e io non ho avuto occasione di incontrarlo. Non sono mancate persone che successivamente si siano davvero impegnate nel ricordo sincero, perché poi sono tanti ricordi che sono di maniera, cioè che si fanno perché si avvicina una campagna elettorale e uno lo deve fare. Invece ci sono anche dei ricordi autentici, per esempio ricordo Mino Martinazzoli, che ha poi passato tanta parte del suo tempo a riflettere su questa figura con tanta profondità e con tanta capacità. E la seconda parte era come sarebbe andato a finire il paese se lui fosse sopravvissuto? Come si sarebbe evoluto? Questo purtroppo non lo può sapere nessuno. E personalmente sono convinta che l'evoluzione che ha avuto la vita politica del nostro paese sia molto legata alla sua scomparsa, cioè che insieme con lui sia un po' tramontato quel progetto che, come vi raccontavo prima, è contenuto nella Costituzione, questa democrazia del valore umano. Noi ovviamente siamo sempre in un regime democratico, assolutamente, ma ne sono profondamente cambiate le condizioni. Quella parola repubblica, che voleva dire l'impegno di ognuno di noi
per la riuscita di quel sogno della generazione precedente alla mia, e non è più, noi non siamo più chiamati a essere protagonisti di questo paese, siamo spettatori, tifosi, alternativamente, ma non ci viene più richiesto di esistere. E questo per me è il cambiamento principale che è avvenuto nella politica italiana, e il nostro paese risente tanto del fatto che noi non ci siamo, e si vede che noi non ci siamo. Grazie. Bene. Grazie Agnese. Devo dire che mi è piaciuta molto questa visione molto umana anche della nostra res pubblica, no? La cosa di tutti e la cosa pubblica. Nel ringraziarlo per l'attenzione che ci dedica sempre, per i progetti che fa Prospettiva Famiglia, chiamo il nostro sindaco a dire due parole. Grazie. Buongiorno a tutti, ciao a tutti, ciao a tutte. Io ringrazio per aver chiesto la presenza del sindaco per portare un breve saluto. Mi scuso se io mi sono fermato quello che era possibile, ma abbiamo riunione di giunta in corso, quindi poi dovrò riprendere con la giunta. Ma mi pareva doveroso intanto portare il benvenuto e il saluto della città ad Agnese Moro per quello che lei e per quello che rappresenta. E poi, visto che avete la fortuna, io sono stato al liceo 25 anni fa, quindi qualche anno fa, sono uscito un po' prima di voi, e ai miei tempi, purtroppo, e quindi mi complimento con i vostri insegnanti, si studiava molto di più la storia egizia, la storia greca, la storia romana, e quando poi doveva arrivare la storia contemporanea non ci arrivavi mai. Mentre invece a me fa piacere aver sentito alcuni di voi che hanno detto appunto che state trattando questi argomenti, che parlate di quelli che sono gli eventi contemporanei, quindi mi complimento con chi ha organizzato questa ennesima iniziativa positiva e appunto con il vostro corpo docente, perché riuscite a trattare delle tematiche con profondità, come avete dimostrato, che sono legate alla storia di oggi e insegnano, quando si dice che la storia è maestra di vita, la storia è davvero maestra di vita, cioè insegna le cose come sono e soprattutto quali ne sono spesso i motivi. E allora vi ruberò 5 minuti per fare due considerazioni che apparentemente non sembrano legate ai fatti di oggi, ma poi evidentemente arriverò a concludere su quello. Parlando di due vicende lontane, lontane geograficamente ma vicine anche nel tempo, una è la vicenda dell'Iraq e una è la vicenda libica. La vicenda dell'Iraq, voi la ricordate perché insomma non sono molti anni fa, a un certo punto intervengono militarmente gli Stati Uniti e bombardano e poi fanno anche un intervento, diciamo, negli anni successivi, Bush padre, Bush figlio, appunto in Iraq, destabilizzano l'Iraq perché oggi l'Iraq è pesantemente destabilizzato, però la storia ci insegna che l'Iraq, prima degli interventi americani, Saddam Hussein, che era appunto il colui che lo governava, era stato finanziato dagli Stati Uniti, armato dagli Stati Uniti e andava bene agli Stati Uniti. Poi per motivi di politica internazionale, per altri interessi, a un certo punto non va più bene e in Iraq succede quello che accade, che non è nell'interesse del popolo iracheno, è negli altri interessi, altri poteri, altre forze che agiscono in questo senso. Quello che è accaduto in Libia in tempi recentissimi, adesso vedete anche gli sbarchi, l'immigrazione clandestina, il caos libico. Il caos libico nasce a seguito di contrasti tribali. La Libia ha da sempre una rivalità fortissima fra Tripoli e Bengasi, ha un'organizzazione tribale, è una cosa un po' particolare nel mondo nordafricano, quello del soggetto libico. C'è una situazione interna di tensione fra i grandi gruppi tribali di Tripoli e di Bengasi, la Francia ne approfitta, bombarda, interviene, viene ucciso Gheddafi. Il motivo dell'intervento non è l'interesse del popolo libico, anzi la Libia era il paese del Nord Africa più stabile, con maggior benessere diffuso,
Il motivo è sostanzialmente economico-commerciale, perché la Libia è uno dei più grandi produttori di petrolio del mondo, è un grande partner commerciale e quindi quello è il motivo dell'intervento. È nell'interesse del popolo libico? No. Sono altri motivi, altri interessi, perché spesso nel mondo purtroppo sono altri motivi, altri interessi, altri poteri che determinano scelte che non sono nell'interesse della popolazione, ma sono determinate da altro. E uno dice: cosa c'entra questo? Io ovviamente vi do la visione di Flavio Tosi per quello che insomma conosco della storia e della politica recente. E uno dice: cosa c'entra questo con la vicenda del grande uomo di Stato Aldo Moro? C'entra perché anche lì in realtà, almeno questa ovviamente è la mia visione, uno vede le Brigate Rosse che fanno questa azione e rischia di schematizzare la cosa pensando che le Brigate Rosse abbiano sequestrato, ucciso Aldo Moro nell'ambito della loro visione, che era una visione di cambiamento, rivoluzionaria, portata avanti con il modo più sbagliato, i metodi più sbagliati, ma in teoria loro pensavano di agire per cercare di cambiare questo paese. Anche lì ovviamente c'è qualcuno che sta dietro, qualcuno che sta davanti. Quelli che stanno davanti sono degli assassini, dei delinquenti, spesso persone non particolarmente intelligenti, degli esaltati, che vengono armati, gli viene detto di fare alcune cose, in realtà chi sta dietro, cioè chi ha il disegno in mano, sono persone che hanno obiettivi diversi, motivi diversi. Vi dico questo perché siccome Aldo Moro, secondo me, ovviamente questa è la mia visione, era un vero rivoluzionario, cioè era una persona che se fosse riuscito nel suo disegno politico, e ci sarebbe riuscito, avrebbe cambiato profondamente questo paese. E come è successo negli Stati Uniti con Kennedy, che siccome era un profondo innovatore, e quando uno vuole fare dei grandi cambiamenti diventa scomodo rispetto a determinati poteri, per questo dicevo il discorso dei poteri, perché sono dei poteri molto grandi, molto forti, che stanno al di fuori della democrazia, ma agiscono. E siccome Aldo Moro era ritenuto pericoloso rispetto a determinati sistemi di potere, equilibri di potere nazionali e anche al di fuori dall'Italia, e quindi le Brigate Rosse fanno quello che paradossalmente se le Brigate Rosse avessero agito per cambiare questo paese avrebbero dovuto difendere una figura come Aldo Moro, perché era uno che era un profondo innovatore, uno che stava davvero cambiando questo paese. Ma ripeto, fanno quello che fanno, probabilmente, ripeto, quelli che hanno eseguito l'azione militare, l'eccidio di Via Fani e poi appunto l'esecuzione di Aldo Moro, sono persone di bassa manovalanza che vengono usate da altri. Chi stava dietro non pensava né all'interesse del paese, non pensava a un disegno diverso se non a quello di non cambiare le cose. E quindi Aldo Moro, questo ripeto è la mia opinione personale, viene rapito ed eliminato perché stava cambiando in maniera rivoluzionaria questo paese. Alcuni poteri non volevano accettare questo cambiamento, del resto una figura che diventa Presidente del Consiglio a meno di 50 anni, se non erro, è una figura che per l'epoca è un fatto comunque più unico che raro in quel momento storico, diventare Presidente del Consiglio, e all'epoca dei fatti di cui parliamo era il segretario della Democrazia Cristiana. E quindi dicevo, a me fa veramente piacere che voi a scuola, che nelle vostre istituti scolastici riusciate ad approfondire questi temi, perché spesso è importante capire che rispetto alle istituzioni, Aldo Moro era un uomo di Stato, un uomo delle istituzioni, che faceva quello che, in cui credeva e lo faceva con coraggio, perché io sono convinto che lui sapeva, persona intelligente, persona con grandi responsabilità, sapeva quanto rischiava, perché quando uno sfida determinati poteri, provando a cambiare le cose in maniera così profonda, in maniera così rivoluzionaria, sa di essere scomodo. Però l'ha fatto. E quindi è importante che venga ricordata la sua figura anche in iniziative come queste, perché i grandi innovatori, le persone coraggiose, le persone eroiche che cercano di cambiare le cose in meglio, sapendo di rischiare, e in questo caso purtroppo rimettendoci la vita, credo che sia veramente un esempio positivo per tutti voi e per tutti noi. Grazie e buona giornata. Continuiamo, abbiamo ancora
Grazie ovviamente ancora al sindaco per la sua presenza. Vuoi dire qualcosa? Abbiamo ancora due scuole. Istituto Don Mazza, Tommaso Azzini, quinta liceo scientifico. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono qui intanto per ringraziarla delle sue parole, perché con le sue parole oggi mi ha fatto conoscere, diciamo, più approfonditamente la figura di Aldo Moro, perché noi ragazzi, noi nati negli anni 90, siamo abituati a vedere Aldo Moro sempre su libri di scuola o al telegiornale, diciamo. Quindi vederlo anche qua, come per esempio la prima foto in Lapponia con una renna, mi ha dato più il carattere umano che storico di Aldo Moro, quindi ha reso il tutto più attuale e moderno, quindi la ringrazio per questo. E la mia domanda purtroppo è già stata trattata anche prima, parlando di Andreotti e Cossiga, sta nel fatto comunque di, secondo lei, qual è la coscienza morale di queste persone che hanno rifiutato, sono state comunque in disparte, perché non si è fatta viva all'epoca? E oltre alla paura, secondo lei c'era qualcos'altro per queste persone che sono state appunto inermi e in disparte in queste situazioni? Grazie. Scuola Media Verdi. Professoressa Anna Zampieri, Emma Godi, Anna Velo, Daniele Grandi. Prepararsi ad un incontro come quello di oggi è stato per noi ragazzi impegnativo ma molto interessante. Attraverso schede, immagini e documentari abbiamo prima di tutto cercato di capire cosa siano stati gli anni di piombo, in modo da collocare storicamente il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. Ci siamo poi concentrati sulla figura di questo uomo, un uomo così, un uomo semplice, pieno di sentimenti, di speranza e di impegno, che ha amato molto il suo paese, come abbiamo potuto leggere nell'introduzione del libro che lei, Agnese, ha dedicato a suo padre. Per finire, abbiamo voluto sapere qualcosa di più sulla donna che avremo incontrato oggi e abbiamo scoperto come, con forza e coraggio, sia riuscita a perdonare anche chi l'ha profondamente ferita. Ma la cosa più interessante del lavoro svolto, alla fine, non sono state le risposte che abbiamo trovato, ma le domande che sono affiorate. Ne saremo grati se, dopo averle ascoltate, vorrà e potrà darci una risposta. Parlando degli esecutori dell'omicidio di suo padre, in un'intervista, lei ha detto: «Li guardo con affetto. Portano dentro un peso perché sanno che non possono rimediare a ciò che hanno fatto. Dopo 34 anni, io sto meglio di loro perché ho un dolore del quale non sono colpevole». Queste sue parole ci hanno fatto pensare ad una frase di Gandhi. Alla fine la via dell'amore e della verità ha sempre vinto. E vorremmo chiederle se e in quali fonti lei ha trovato l'ispirazione per questo suo percorso di perdono. Sempre in una sua intervista abbiamo letto che suo padre era un uomo che amava profondamente l'Italia e che pensava agli italiani come a un membro della vostra famiglia. Come è cambiato il suo rapporto con lo Stato dopo la morte di suo padre? È riuscita a mantenere fiducia nei confronti delle istituzioni politiche? Cosa ha significato per lei, nelle sue relazioni con le persone, essere la figlia di Aldo Moro?
ne avete un'altra? Prego. Nella nostra ultima domanda avremmo voluto chiederle di condividere con noi un ricordo particolare di suo padre, ma oggi lei ha tenuto un incontro intriso di memoria. Quindi la ringraziamo moltissimo di aver condiviso con noi questi suoi ricordi. Rispondiamo a questo blocco, poi avremo un intervento della dirigente scolastica Livia Marcazzan, rappresentante di tutti i dirigenti della rete, ok? Ragazzi? La prima domanda sul perché siano stati così indifferenti le persone che avrebbero potuto e dovuto fare qualche cosa. È una domanda particolarmente interessante e anche particolarmente complicata, io credo. Primo perché vagliare le motivazioni delle persone è sempre una cosa difficile. La seconda è perché queste persone, in particolare Andreotti, avevano avuto esattamente lo stesso tipo di formazione di mio padre. Erano insieme alla Fuci, avevano vissuto, gli erano stati insegnati gli stessi valori e avevano lavorato per le stesse cose e quindi indubbiamente c'è un punto interrogativo su dove si sono divise queste strade, perché si sono certamente divise. Io credo, penso io, poi ovviamente non lo so, che lì ci fosse proprio una decisione politica di non farlo ritornare. Io penso spesso a quella frase che c'è appunto in una delle lettere di mio padre, che dipinge così bene quella situazione, anche i 55 giorni che noi abbiamo vissuto da casa nostra: non c'è niente da fare quando non si vuole aprire la porta. E perché non l'hanno voluta aprire quella porta? Io credo che un po' abbia ragione il sindaco quando dice che, come ci ha appena detto, che fosse un po' scomoda questa persona, cioè che mio padre fosse una persona che impediva a chi non voleva che le cose davvero cambiassero in questo paese, seguitando quella strada pacifica, democratica, appunto, che nasce dalla Costituzione, e per chi non voleva questo, ma voleva un ritorno all'indietro, mio padre era davvero un rompiscatole. Non perché avesse tanto potere, perché mio padre alla fine, è uno dei tanti paradossi di questa storia, in quel momento non contava niente. Cioè, essere presidente del Consiglio nazionale, cioè, era una carica puramente onorifica, priva di qualsiasi potere, anche all'interno del partito, una cosa molto, molto esile. Eppure quest'uomo si è trovato, per la sua persona, per il modo con cui lui era, per la credibilità, per la dedizione, per mille cose di cui abbiamo parlato e di cui potremmo parlare, a essere l'unico che poteva portare avanti il paese in un momento difficile, coinvolgendo il Partito Comunista, ma in una maniera ordinata. Lui aveva questa possibilità, perché aveva la capacità di convincere anche chi non era d'accordo con lui, e opporsi a lui era difficile, non perché lui fosse potente, ma perché aveva ragione, perché spiegava le sue ragioni, e quindi era difficile dire razionalmente no. Avresti dovuto dire no, non lo voglio questa svolta, ma con quale alternativa in un paese in cui tutto è appeso un po' a un filo? E
Quindi io credo che questa occasione che è stata data dalle Brigate Rosse di toglierlo dalla scena politica, che loro hanno fatto per i motivi loro, che non c'entrano nulla con questi altri, anche se coincidono poi per alcune cose, abbia dato l'occasione per tutti quelli che sta democrazia del valore umano non l'hanno mai voluta, per dargli un po' un colpo di grazia, per dargli uno stop, per mettere sotto scacco quella cultura politica che veniva dalla Costituzione. In fondo, quando la motivazione che è stata portata in quei 55 giorni per essere contraria alla trattativa non era tanto non diamogliela vinta ai terroristi, concedendo la libertà anche, c'erano due malatissimi che potevano tranquillamente essere scarcerati, non sarebbe successo nulla. Tra l'altro, cosa che era già stata fatta per il giudice Sossi per liberarlo, quindi non è che era una cosa inedita. Ma la motivazione che è stata portata è che ne sarebbe derivata una ferita per lo Stato. Con questa motivazione, apparentemente così ragionevole, è stata reintrodotta nella cultura politica di questo Paese qualche cosa che la Costituzione aveva espulso e che era tipica del fascismo. Nel fascismo nulla poteva essere fatto contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato, nulla senza lo Stato. Lo Stato era tutto, le persone non erano niente, questa è l'essenza del fascismo, al quale la Costituzione ha contrapposto invece il protagonismo di tutti, di ognuno, a prescindere che fosse ricco o povero, bello o brutto, buono o cattivo, tutti. E secondo me questa motivazione ci fa capire il senso di quel rifiuto di salvare mio padre, cioè il senso di quel rifiuto è dire ritorniamo a prima, perché in realtà dove lo Stato è tutto le persone non sono niente, alla fine contano delle piccole oligarchie che si prendono tutto, come poi hanno serenamente fatto negli anni successivi alla morte di mio padre. E noi adesso siamo in una democrazia delle oligarchie, è diventato difficile entrare, in politica entrano solo alcuni, la mobilità sociale si è interrotta, ci hanno tolto mano a mano la scuola sempre meno, la salute sempre meno, siamo sempre più ributtati fuori. Allora io credo, per tornare alla domanda, che evidentemente queste persone che hanno avuto il potere in quel momento non credevano alla nostra democrazia costituzionale, magari in buonissima fede, magari non per arricchirsi, ma perché non ci credevano, nulla volevano. E da lì secondo me viene la scelta di non salvare mio padre, perché comunque non fare nulla è una scelta, non è una cosa casuale. Quindi non lo so, questa è la mia risposta, poi non ho detto che sia giusta, però comunque è la mia personale riflessione su queste persone, se no uno dovrebbe dire semplicemente sono cattive, però non ti spiega molto e non ti aiuta poi anche a comprendere meglio le cose, perché tutti siamo anche cattivi, cioè non è che c'è qualcuno che è buono, diciamo. Gesù stesso non vuole essere chiamato buono, cioè, perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. E poi mi chiedete il perdono, da dove viene sto tema, che cammino, immagino, le fonti. Ma allora, qui il discorso è un discorso secondo me molto interessante e vedo che poi spesso è un discorso che interessa. È anche un discorso un pochino complicato, però cerco di semplificarlo.
Cioè, il perdono non serve agli altri, il perdono serve solo a te. Cioè, tu non è che perdoni perché sei buono, perdoni perché vuoi vivere, perché non vuoi che quella rabbia, quell'odio, quei sentimenti ammazzino la tua vita, perché non vuoi che quella vicenda prenda tutto lo spazio dentro di te. Quando ti succede una cosa del genere, è come se tu avessi ingoiato un enorme sasso che non puoi smaltire, e questo sasso ti toglie la possibilità di respirare, ti toglie vita. E io dico sempre che la vita di noi, diciamo, che abbiamo subito qualcosa del genere, è come se fosse attaccata a un elastico, per cui tu vai avanti. Io avevo 25 anni, adesso ne ho 62, uno di più di mio padre quando è morto, ho avuto 3 figli, mi sono sposata, ho lavorato, ho militato nella società, ho fatto un sacco di cose, ho viaggiato, però un pezzo di me è sempre fermo tra il 16 marzo e il 9 maggio del 1978 e non si sposta da lì. E io non so se questo elastico seguiterà ad allungarsi per sempre, se invece a un certo punto mi riporterà indietro e io non potrò più uscire da lì, oppure se si spezzerà e io perderò il legame con qualche cosa che comunque per me è tanto importante. Allora, come lo sciogli questo elastico? Io vorrei scioglierlo, e così come vorrei che il male che è stato fatto non fosse più attivo. Purtroppo il male, invece, una volta è stato fatto, non si ferma da solo. Cioè, uno pensa di aver fatto una cosa, cioè quelli hanno pensato di aver ucciso mio padre, in realtà hanno prodotto degli effetti che ancora sono attivi. Cioè, i miei figli, che non hanno conosciuto mio padre, sono tutti nati dopo, comunque ne hanno risentito di questa storia, e in tanti ne hanno risentito. E questo male non si ferma. Cioè, bisogna trovare un modo per cui questo male si fermi. Quindi porsi il problema del perdono significa semplicemente cercare di rimpicciolire il sasso, sciogliere l'elastico e cercare di fermare la catena del male. In fondo, quando Gesù sulla croce dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, non dice solo una cosa meravigliosa a cui ognuno di noi può richiamarsi, ma dice anche una cosa vera, perché quelle persone non sanno quello che hanno fatto agli altri, ma neanche a se stessi. Perché se guardiamo il mondo dall'altra faccia della medaglia, loro hanno esattamente lo stesso problema mio, cioè hanno l'elastico, hanno il sasso, hanno il rimorso e non sanno e non possono ritirare indietro quello che hanno fatto. Secondo me l'idea del perdono nasce in questo clima, non nasce dalla bontà. Che cosa mi ha facilitato? Il fatto che io non sono buona, so di non essere buona, so benissimo che potrei fare delle cretinate anche pericolose, diciamo, perché sono un essere umano e so che posso farlo, so che non sono buona. Questo mi ha aiutato tantissimo, perché anche io ho apprezzato tanto sempre le volte in cui sono stata perdonata. Io sono credente, adesso queste sono parole grosse, comunque, diciamo, sono un'appassionata di Gesù e indubbiamente io mi sento di essere stata per prima perdonata per qualsiasi cosa io possa aver fatto. E questo per me è un riferimento importante: non essere buoni, sapere di essere stati a propria volta perdonati e cercare di usare la stessa moneta. Io poi ho una persona che adoro, che è Martin Luther King, di cui vi consiglio comunque la lettura perché è un personaggio fantastico. Io non mi capacito del fatto che possa essere stato così bravo e così saggio, e in fondo è morto che non aveva neanche 39 anni, cioè, e lui ha delle cose bellissime sul perdono, e per me è stato molto,
molto 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 significativo, così come l'esempio di tante persone che ho avuto il privilegio di conoscere, che hanno fatto questa strada. E poi appunto, siccome sono un po' un'appassionata di Gesù, credo che comunque le parole che vengono da lui nel Vangelo, nella scrittura, hanno una loro forza di lavorare dentro le persone, anche se uno non vorrebbe, comunque tu ti trovi di fronte a una frase, una frase molto precisa: amate i vostri nemici. E non la puoi saltare, cioè quella e quella lavora. E quindi così, niente, un po' un percorso. E comunque devo dire che poi farlo e poter incontrare le persone aiuta tantissimo, aiuta perché capisci quanto sono importanti i tempi dei verbi, sono stati, sono, e qui in mezzo c'è una vita intera, sono stati, sono, e smetti di avere quei mostri, invece di avere in testa dei mostri, cioè delle persone che sono come te, piene di sentimenti, di problemi, di risorse, persone per bene, sono stati, sono. E insomma, quindi vale la pena, diciamo, è un po' una fatica, per quanto mi riguarda assolutamente ancora in corso, perché poi comunque ovviamente è diverso perdonare persone a cui il fallo è stato fischiato e perdonare persone a cui il fallo non è mai stato fischiato. E lì c'è una ferita che è assolutamente diversa. E allora lì ti ritiri e fai magari delle cose molto piccole, ma per me molto importanti, e che sono convinta che piano piano mi porteranno a essere più vicina anche alle persone che davvero sento più lontane da me, perché non riesco a giustificarle. E per esempio dire una piccola preghiera per le persone che detesti aiuta, anche se lo fai per così per caso in un minuto, che fai finta anche di non averlo fatto. Vabbè, scusate, io sono un po' così, un po' religiosa, a modo mio, molto a modo mio. Allora, il rispetto per le istituzioni. Per me una cosa che mi colpisce sempre il 9 di maggio, quando appunto c'è questa giornata in cui si ricordano le vittime del terrorismo e delle stragi, si fa sempre una cerimonia o al Quirinale o che ne so, al Senato, alla Camera, e parlano dei familiari di persone che sono morte in quella stagione. A me colpisce sempre tantissimo l'amore che queste persone, me compresa, hanno per le istituzioni. Gente che veramente dire che è stata trattata male è usare un eufemismo, proprio è usare un eufemismo. Ma perché secondo me noi abbiamo l'idea che le istituzioni sono nostre, sono la nostra casa, sono il posto in cui noi dovremmo stare. In fondo le istituzioni sono anche il sogno per cui tanti dei nostri cari hanno perso la vita. E quindi quelle istituzioni, a prescindere che così spesso purtroppo sono abitate male, ma è anche colpa nostra che le facciamo abitare male, hanno ancora dentro di sé il profumo di quel sogno. E quindi io non potrei mai non amarle e non rispettarle. Che cosa significa essere figlia di Aldo Moro? Allora, intanto vi dico che è stato, quando lui era vivo, è stata un'immensa seccatura. Un'immensa seccatura perché comunque sei sempre figlia di, e a me mi scocciava tantissimo, soprattutto quando ero adolescente, proprio facevo finta di non avere un cognome, anche adesso spesso faccio finta di non avere un cognome. E noi eravamo entusiasti quando cadeva un governo di cui mio padre faceva parte, perché finalmente stava un minuto di più a casa con noi, per noi quello era l'importante, il resto proprio.
era faticoso, perché noi, almeno io, mi sono sempre sentita, come dire, di essere un po' una collaboratrice di questi compiti così importanti che lui aveva, anche se io non sapevo neanche bene quali fossero questi compiti importanti, però sapevo che faceva, non era con noi perché faceva delle cose importanti. È pesante, per i bambini è pesante, spesso, che ne so, uno fa finta che sta male, fa finta di non stare male, per non dare preoccupazioni, insomma è impegnativo, è un lavoro. È un lavoro. Dopo, che cosa vi devo dire? Da una parte è molto commovente vedere il ricordo caldo, affettuoso che c'è di lui, che sicuramente è una cosa che fa molto piacere, e riscalda il cuore, fa dall'impressione che non tutto sia andato perduto di quello che lui è stato. Da un'altra non vi nascondo che è molto impegnativo, perché comunque tu sei sempre nelle mani di chiunque abbia intenzione di dire qualcosa, di fare qualcosa, anche che lo possa offendere, che possa negare una verità. È un po' il tema che Mario Calabresi ha tanto bene raccontato nel suo libro Spingendo la notte più in là, che è un po' il tema della porta girevole, cioè la tua vita non è mai tua, perché può sempre capitare quel momento che c'è una parola, una cosa, un'immagine, e anche questo, questa difficoltà di mettere le cose nel passato. Per noi è già molto difficile rimettere le cose nel passato per i motivi che vi ho detto, l'elastico, eccetera, ma qui spesso te lo impediscono, e non per, diciamo, perché comunque c'è una sana sete di verità, ma spesso solo semplicemente per questioni così di opportunità o di affermazione personale. Quindi è una situazione abbastanza complicata, in cui il pubblico e il privato si mescolano continuamente, ed è abbastanza difficile dividerle. Come ultima cosa potrei dire a questo proposito che comunque, per quanto mi abbia dato tanti pensieri mio padre e anche tanti dispiaceri, comunque sono contenta di averlo conosciuto, perché era veramente una brava persona. Invito la dirigente scolastica Lidia Marcazzà a chiudere il convegno. Chiedo ai ragazzi di mantenere ancora tranquillità per qualche minuto. Grazie. Ecco, la mattinata è stata veramente toccante, ha toccato il cuore, la mente, ha toccato la nostra cultura, è entrata nelle nostre scuole ed è arrivata fin qui e uscirà, e l'accompagneremo con noi. Ecco, dopo aver ascoltato la storia, la persona, aver intrecciato insieme ciò che studiamo a scuola, nelle nostre aule, con ciò che abbiamo sentito, non possiamo che essere arricchiti di questa mattinata e portare fuori tutto ciò che come un seme è stato messo nei nostri cuori, e dai nostri cuori arriverà alle nostre aule scolastiche, alle nostre scuole, alla nostra città, e quindi al futuro dei nostri ragazzi che giorno per giorno cammineranno le strade della cittadinanza attiva e partecipe, ecco, perché questo è un messaggio forte, un messaggio di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Ciò che noi stiamo facendo a scuola e che incardina in qualche modo la buona scuola attualissima, richiesta e sollecitata dal Ministero, parte dalle scelte coraggiose che noi possiamo fare come dirigenti, come docenti, che sono in grado anche di articolare lo studio, la programmazione,
programmazione dei nostri studenti, agendo delle scelte coraggiose, affrontando l'attualità, la storia attuale, la storia recente, che è quella che è più vicina ai nostri ragazzi, che li può appassionare e posso, all'interno di queste riflessioni possono trovare non solo le ombre ma anche le luci, perché l'incontro di stamattina è un incontro di luce, è un incontro di speranza, è un incontro di coraggio, nonostante la tematica forte, dolorosa, abbiamo sentito il forte dolore, la persona di Aldo Moro, la sua sofferenza dei 55 giorni, il dolore poi di tutti, una famiglia che ha sofferto e tutta una nazione, tutto un popolo che ha sofferto, però dietro al dolore portiamo con noi e sappiamo come scuola che dobbiamo essere positivi, dobbiamo avere la speranza dentro di noi da comunicare alle nostre generazioni e quindi ecco perché dal dolore può nascere la luce, come lei dottoressa ha detto che dall'aggressività, dalla guerra, dalla violenza è possibile trovare la pace, è importante agire una mentalità diversa, come lei diceva, essere diversi vuol dire trovare la capacità di negoziare, di andare oltre, di trovare non ciò che ci divide ma ciò che ci accomuna, come ha fatto nella sua vita e come ha testimoniato Aldo Moro nella sua vita di non solo di statista, di politico, di uomo di Stato molto rigoroso, al punto, abbiamo visto, da non togliere la giacca nemmeno in spiaggia. Ecco, mi ha commosso molto questo, il rigore e il ruolo e il senso da comunicare alle persone, quindi la sua grande responsabilità. Ecco, quindi la ringraziamo, dottoressa, per la sua testimonianza di umanità, di umiltà, di intreccio di vita politica e di vita vera, intreccio di vita e di partecipazione collettiva. Ecco, io ho colto questo. All'interno di tutti noi, perciò, mi viene da fare questa riflessione, da comunicare ai nostri ragazzi. Ci sono infinite umanità, infinite potenzialità. Ecco, quindi il messaggio è che i nostri ragazzi possano veramente credere che dentro di noi c'è il positivo, c'è il buono, c'è la capacità di andare oltre le ombre, le difficoltà che abbiamo per trovare insieme, perché questo è il grande messaggio, insieme all'interno di condivisioni sempre più grandi, veramente quel paese, quel mondo più buono, quel mondo migliore, quel paese dove le nostre generazioni veramente desiderino vivere e realizzare i loro sogni. Ecco, perché qui abbiamo avuto un messaggio di luce e un messaggio di sogno che può essere realizzato. Il sogno di Aldo Moro non si è realizzato purtroppo, però io credo che questa mattina qui con noi abbiamo contribuito a realizzarlo in parte, ma abbiamo contribuito a realizzarlo. Quindi abbiamo sentito, dottoressa, il suo padre qui con noi, presente, a portare la sua sofferenza, ma anche la sua grande speranza che ci ha illuminato. Ecco, quindi è questo il messaggio ed è il seme che porteremo fuori da questa sala. Sui banchi di scuola, la porteremo per le strade, la porteremo nelle nostre città. E quella che crediamo noi, dirigenti, insegnanti, ragazzi, personale della scuola, cittadini tutti, e che ci illumina il cuore. Io voglio ringraziare Prospettiva Famiglia per queste opportunità che offre, per questi grandi momenti di incontro che ci nutrono e che ci fanno crescere. Voglio ringraziare la professoressa Daniela Galletta e ricordo, dottoressa, quando lei ha dato l'assenso che avrebbe partecipato a questo incontro, Daniela ha subito mandato una mail, un'informazione gioiosa a tutti noi dirigenti della rete e a tutta Prospettiva per la sua gioia di poter organizzare questo incontro. Ovviamente sono incontri che richiedono un grandissimo impegno, un impegno organizzativo, e io vorrei proprio qua vicino a me Daniela, perché coordina questa rete con grandissima professionalità, ma soprattutto con il cuore e con una grande passione.
Daniela è il fulcro tenace che permette la realizzazione dei sogni, e questa mattina si è realizzato un sogno da avere qui con noi Agnese Moro e il suo grandissimo padre. Grazie, dottoressa Agnese Moro. Non mi resta che chiudere. Volevo ringraziare personalmente i colleghi della rete Prospettiva Famiglia, perché vede, dottoressa Moro, aver creduto molti anni fa nella forza della rete è stata sicuramente una scelta coraggiosa, impegnativa, però, come abbiamo potuto verificare oggi, è arricchente, perché unire insieme tante raffinate professionalità a tutti gli ordini di scuola dà poi dei risultati meravigliosi. Gli interventi dei ragazzi della scuola media sono stati molto profondi, come pure quelli delle scuole superiori, per i quali comunque si viene scontato pensare che si approfondiscano certe tematiche. Quindi ringrazio personalmente tutti i colleghi che hanno contribuito a questo, i dirigenti scolastici che sono sempre vicini alla rete. Ringrazio ovviamente Agnese Moro e comunico che per chi lo desiderasse è possibile fare una foto con la dottoressa Moro, velocemente perché alle 12:30 dobbiamo scappare, e per chi lo volesse stasera saremo all'Istituto Pasoli con un taglio un pochino diverso. Arrivederci e grazie.